Signori, buon, spero che mi sentiate, spero che si senta tutto. Buonasera, benvenuti. Benvenuti, 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 benvenuti. Hola, nel primo episodio, nella prima live della Typlock di Pokémon Heart Gold. Sperando che vada tutto come deve andare, sperando che tutto funzioni come si deve. Ce l'ho io il mio quadernetto dal quale leggervi le ultime regole. Penso proprio di sì. Benvenuti. Giorno, mi fai inviare i link ipertestuali. What? Interessante questa cosa. Perché mai dovrebbe succedere questa cosa, Nico? Io lo chiedo a te, ma perché? Come tu ben sai, io sono un nabus di tutto questo. Ci penso io, eh? Vado io nel caso a controllare un attimo. Allora, nel mentre adesso faccio una storia di spam su Instagram, perché è giusto spammare la stream. Poi, introduzione alle regole, nel senso che nonostante si siano fatti i test che voi avreste dovuto seguire, lo farò, ricapitoleremo il tutto. Comunque, punto esclamativo Typlock e io ho reimpostato il comando. Ora il bot ci metterà un po' ad arrivare, ma io immagino che con i suoi tempi, prima o poi, il punto esclamativo Typlock funzionerà. Cosa che voglio fare? Link per abbonarvi al canale. Punto esclamativo. Questo dovrebbe essere il link giusto. Ale. E vi blocco anche il messaggio. Così se volete abbonarvi potete sia usare il tastino sotto, di fianco al tasto iscriviti, se ce l'avete. Altrimenti avete il link. Toaster, the god of primal breakfast. Thank you for the tier 1. Now we have to speak English, because your name is in English. So now you have cursed this live stream. You're gonna speak only the English language. The language that exists and is talked in England. I will never fuck in my life. Bene, il bot c'è, il bot parte, il bot fa capo ogni cosa, nel senso che grande Stream Elements, cioè io non ho proprio parole. Stream Elements, sei incredibile, sei veramente un papà. Il bot le regole le spamma, ma le spamma a cazzo. Io dovrò fare una reclama ufficiale, perché non si può più vivere così, con questa zero ottimizzazione di interazione tra bot e chat. Il comando peggiore di sempre, però purtroppo non posso farci molto. Signori, siamo in live su Instagram. Questa storia l'ho fatta un po' a tradimento, la chat non se l'aspettava, con la Typlock. Aspetta, forse dovrei farvi vedere la grafica. La Typlock, cioè, cioè, se volete la potete chiamare Typlock, ma ovviamente è cringe, quindi sarà tipo Pokémon, ma non conosco i typing. Ora state vedendo anche una cosa che in chat non stanno vedendo, che è il nuovo Pokédex. Tra l'altro la chat non lo vedrà quasi mai, praticamente, perché lo... Vabbè, ma perché ve lo sto spiegando? Vedete in live. A posto. Allora, piccola news. Come vedete, sotto di me non c'è più il... mettere un file Google Docs con le regole e linkarlo. Non ci ho pensato, però è una buona idea. Mi sa che lo farò dalla prossima volta. È che non ho voglia di scriverlo. Però giustamente tu mi dirai, scrivi qua. Non c'ho la verità è che non ci ho pensato. Lo farò magari per la prossima. E allora, volevo dirvi questo. Noterete che sotto di me c'è una nuova tabellina. Perché, giustamente, uno dei problemi che avete sollevato in realtà, non in tanti, ma qualcuno l'ha sollevato, è che insomma era un po' macchinoso il processo di dover sempre switchare schermata per far vedere il tutto. Quindi un ragazzo tramite mail, Gabriele, che salutiamo, ha realizzato questo documento, che in realtà è migliore. Ora, se io faccio questa cosa qua, con ogni probabilità noi ci ritroviamo su questa pagina qui. Questa pagina qui, o alternativamente questa pagina qui, voi non la vedrete mai. Ci basterà solo questa schermata. Questa pagina qua serve a me per avere davanti tutti i Pokémon.
Metti caso che abbiamo trovato un OPIP. Come vedete, ora il nome è cambiato. Qui sotto non c'è più Bulbasaur, Ivysaur e Venusaur, ma ci sono OPIP, Skiplum e Jumpluff. Ovviamente sono state impostate anche tutte le evoluzioni divergenti, quindi è tutto fatto per bene. Sì, confermo, è tutto fatto per bene. È un ottimo documento. Nel momento in cui noi di OPIP, ad esempio, sappiamo che è di tipo veleno, ci basterà fare questa cosa qua. Veleno terra? Tipo veleno terra. Sappiamo che non è di un certo typing, possiamo colorare di rosso il coleottero. Abbiamo dei dubbi riguardo a un certo Pokémon, andiamo di... Ho trollato. Scusate. Andiamo di giallo. Usiamo questi, questi codici colore. Adesso torna tutto indietro. Il verde per le super efficaci, cioè il verde per il typing che conosciamo. Il giallo per i typing su cui siamo incerti. E infine il rosso sui typing che siamo sicuri non sono del Pokémon. Esempio banale, tiriamo la mossa tipo terra, non ha effetto, sappiamo che è un tipo volante al 100%. Non mi dite no perché potrebbe avere Levitate, perché se viene fuori Levitate il gioco te lo dice. Detto questo, fatemi finire la storia. Ale. Pokémon Art. Art Gold, ma non so i tipi dei Pokémon. Punto esclamativo. Ale, perfetto, ci siamo. Dovremmo esserci, la storia dovrebbe essere andata, molto bene. E basta, tra l'altro le abilità, esatto, non sono chiaramente random, quindi su, per quanto riguarda le abilità, ragazzi, stiamo in una botte di ferro. Bene, prima di iniziare, perché adesso iniziamo, informazioni sulla serie. Allora, come funziona? Lo dico per tutti quelli che magari poi vedranno anche questa live, magari in home page. Iscrivetevi al canale, perché dobbiamo arrivare ai 100k, però lo dico un po' per tutti. Allora, la regola fondamentale, ma super super fondamentale, è semplice. Tutti i tipi Pokémon di questo gioco sono randomizzati, quindi Squirtle non è un tipo acqua, ma potrebbe essere un tipo elettrodrago. Ok? La buttiamo proprio sul semplice, banale, banale. Typing randomizzati e ogni Pokémon avrà un doppio typing. In più, le mosse che i Pokémon apprenderanno sono impostate affinché tendino, non è detto che succeda, tendino a rispecchiare il typing del Pokémon. Vuol dire che questo Squirtle elettrodrago avrà tendenzialmente vuol dire 50-60% mosse elettro e mosse drago, o mosse elettro e mosse drago. Ci siamo capiti. In più, vabbè, ci sono delle chicchette, nel senso che le mosse seguono, in teoria sempre, perché poi, ripeto, è probabilistica, non è detto, però le mosse seguono la crescita del Pokémon, quindi... Diciamo che se è un Pokémon di tipo drago, tendenzialmente imparerà prima Dragon Breath, quindi Drago Spiro di Drago Pulsar o di Drago Bolide, visto che in questa generazione c'è. Queste sono le cose fondamentali. Abbiamo aggiunto le regole dell'Hardcore Nuzlocke, quindi se perdo un Pokémon, se un Pokémon viene sconfitto lo devo depositare, se perdo una battaglia devo resettare il gioco. Le regole dell'Hardcore Nuzlocke, cosa manca? Posso catturare un solo Pokémon a percorso. E a proposito di Pokémon selvatici, non posso interagire con i Pokémon selvatici se non tentando di catturarli, tant'è che il catch rate è molto alto. E vuol dire che catch rate molto alto vuol dire che ho sempre tipo 35% di catturarlo con una Pokéball, quindi con la Ultra Ball è sempre quasi garantito. E altre regole dell'Hardcore Nuzlocke, ci abbiamo il level cap, quindi non possiamo overlivellare oltre il primo capo palestra, cioè oltre il capo palestra, il primo capo palestra che dobbiamo affrontare. Le curve di leveling le ho portate giù, cioè le ho riportate a quelle originali, ben inteso. No item in battaglia e stile fisso. Altra cosa che mi sono dimenticato, ovviamente, è randomizer, nel senso che i Pokémon in giro per la mappa sono randomizzati, altrimenti avrei potuto far valere molto la mia conoscenza di Art Gold per sapere che, ad esempio, se incontro, adesso non so, PJ e poi dopo affronto PJ, so che
Anche se randomizzato, ho scavato un PG prima. Insomma, nella mia testa ha senso, non so nella vostra. Comunque, sono randomizzati, ma sono randomizzati con un criterio, nel senso che verranno prese in esame le base stats. Se viene randomizzato un PG, verrà randomizzato più probabilmente, cioè verrà randomizzato in Spearow, in Hoppip, cioè Pokémon più o meno del suo livello di forza. Quindi realisticamente noi possiamo ipotizzare che Raffaello, il secondo capo palestra, randomizzerà il suo Scyther in un Pokémon devastante. Ora, già vi vedo in chat a cagare i coglioni. Tutto quello che io ho detto che è randomizzato, è randomizzato. Il resto, se io non ho proferito parola, non è randomizzato. Non iniziate a chiedermi se è randomizzato il sesso dei Pokémon, il numero delle mie palle, Io me le lo abilità, le BST. No! Vantaggio ti seguo da un paio d'anni. Non è Potresti vedere vero! se la Grazie tua per. carriera continua. Grazie per i Mentre 12 io euro, giocheremo a Alessandro. PKMN guardando nel Mia figlia. frattempo il Basta, tuo ragazzi, io non ci video. posso credere che avete dei bambini. Non ce la faccio. Grazie mille per i 12 euro. Apprezzo moltissimo questo messaggio. Basta. Basta. Questo è il concept. Non c'è nient'altro di randomizzato. Do un'occhiata veloce. Ah sì, ci sono più Pokémon per quanto riguarda gli allenatori. Ci sono più o meno ogni allenatore ha due volte i Pokémon che aveva prima. Così da avere più Pokémon da incontrare. Li vediamo solo con le caramelle rare. Problema, devo ancora inserirle. Per raggiungere i cap usiamo le caramelle rare. Li vediamo con quelle. Perché sì. Questo l'ho detto, questo l'ho detto, questo l'ho detto. Ah sì, le palestre sono type teamed, quindi vedremo dei Pokémon che saranno accumulati da un typing. Non ti dico almeno perché è difficile che siano doppio typing. Però le palestre saranno accumulate da un typing. E una volta entrati in una palestra, affrontato il primo allenatore, non potremo cambiare il team. Questo in maniera tale da non poter scoutare il typing e poi farci un team adatto a quel typing. Dobbiamo avere sempre un team bilanciato. Quindi non potremmo cambiarlo. Il box, dopo che si entrerà in palestra, sarà bandito. Ovviamente il centro Pokémon e le cure, sì. Ci sono altre chicchettine, tipo che alla Lega Pokémon ci sarà un Pokémon che 100% non abbiamo conosciuto. Ma per il resto, direi basta. Ora, io devo passarmi le caramelle rare. Me l'ho dimenticato questo passaggio, perché io ho impostato anche la curva. Ah, giustamente non posso ancora. Certo. Non posso ancora. Bello. No, non, è divertente. Non posso ancora aprire e salvare perché letteralmente non ho la borsa per salvare. Questo è uno dei pochi giochi che è riuscito a creare questa perla di saggezza. Oh, fatemi salvare, fatemi mettere le caramelle rare. La curva dell'esperienza è ridotta, quindi i Pokémon prenderanno meno esperienza per il semplice fatto che ce ne sono molti di più. Quindi l'ho dovuta ridurre. E non potendo affrontare i selvatici per livellare, perché altrimenti scouteremmo dei Pokémon, avremmo un vantaggio importante sul lungo termine. Andiamo a livellare con le Rare Candy. E sai che ti dico anche vaffanculo. Allora, fammi fare export backup memory. Ale, qua mi dovete dare un attimo. Ribadisco il concetto, ragazzi, tutto quello a cui non ho accennato è normale. Cioè, non mi chiedete se sono randomizzate 300.000 cose. Quello che è randomizzato io ve l'ho detto. Quindi da adesso non darò più spiegazioni su cosa è randomizzato e su cosa no. Magari arriverà gente che me le chiederà lo stesso perché arriva dopo in live. Pace. Avete questa incredibile skill su YouTube che potete tornare indietro nelle stream e vedere le intro. Quindi uno dei punti su cui YouTube è molto meglio di Twitch, ad esempio. Oh, grazie. Che belli tutti questi 9. Vabbè, tanto io i save state non li uso, cazzo mena. Allora, esporta. Perfetto. Molto bene. Molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Nico, nel caso ti incarico di rispondere tu ai dubbi dalla chat. Se poi la chat non ti legge perché no, voglio un streamer, pisello in faccia a tutti. Bene, signori, dopo 15 minuti di live io tiro una bevuta di acqua rigorosamente naturale per poco, perché quando tornerò su dai miei ritornerò a bere la frizzante, quindi ritornerà un gran meme.
E direi che possiamo iniziare. A partire già dagli starter, su cui avremo già delle info, ovviamente. Toaster, grazie per i 2 euro. Forse non dovevi scriverla questa cosa, però. Cioè, grazie per i 2 euro, però magari questa cosa qua... Non è esattamente una furbizia scriverla. Ho finito il 0 lock 4 UST 0. Vai. No, Ale, non è che a Bologna non vendo la frizzante. Che mi sono tolto il vizio della frizzante, ma i miei bevono solo frizzante. Quindi ci ricadrò. Già ho fatto pace con questa cosa. E riprenderò a scorreggiare un sacco. Porca troia, ma mi sono super sburato. Ma che è? Dentifricio sta roba. Mi sono super sburato la felpa. Meno male che non la vedete. C'è una chiazza bianca sulla felpa, avviso, è ovviamente dentifricio. Potrete procedere a memarmi se doveste vederla. Accetto un meme sulla sbura, ovviamente. Bene, starter, si va fino a rosso, dipende, vediamo un po' se ci va, se non ci va. Non mi pongo limiti. Mi sono chiamato Ralph. Ma non voglio chiamarmi Ralph, frate. Ma non voglio chiamarmi Ralph, ho sbagliato. Cancello i salvataggi. Non ho cancellato il salvataggio. Ma non voglio chiamarmi Ralph. Adesso devo rimettere le caramelle rare, porca troia. Questa è l'abitudine della Kaizo Iron che selezioni sempre random. No, è che non voglio, cioè non c'ho mica voglia di chiamarmi Ralph. Tanto non cambia niente, ovviamente, la randomizzazione, eh? Non è la randomizzazione della Kaizo, funziona diversamente. Hola. Cazzo, torniamo a chiamarci Crappo. Ho messo il minuscolo anche per i Pokémon, quindi immagino abbia senso fare anche così, no? Ok. Vai, devo rifare un attimino quel processo che voi non avete visto, ma fidatevi di me, chiaramente. Cioè, in tutto questo voi avete il Dex su Opip. Ti immagini se Opip è lo starter? Quanto ha di BST Opip? Per lo starter andrò a controllare, eh? Le BST, perché altrimenti rischio di non saperlo. E anche i typing, se vedo un Pokémon che è coleottero e uno drago, so dove andare a parare, chiaramente. Questo va da Sam. Intanto, nel mentre che io faccio, inserisco le caramelle rare, vi ricordo di iscrivervi al canale se volete iscrivervi, se state vedendo questa stream, non siete iscritti, vi è apparso in home page, se vi piacerà il contenuto, volete continuare a seguirlo, considerate che ci saranno, direi, 2 live a settimana. Direi di sì, 2 live a settimana si possono fare. Quindi, iscrivetevi così da rimanere sempre aggiornati. E poi se volete vi invito ad abbonarvi, ci avete tutte le tier in descrizione e con il link che trovate pinnato in chat o con il tasto di fianco al tasto iscriviti potete vedere le tier, scegliere se farlo, se non farlo, potete accedere al gruppo Discord. Ho iniziato un format molto carino con gli abbonati su Emerald Rog, di cui vi ho portato qualche video, nel quale faccio creare agli abbonati delle challenge specifiche su Emerald Rog tramite un documento. Tra l'altro potete accedere a quella cosa lì anche se avete l'abbonamento di tier 1, quindi approfittate dell'occasione perché è una di quelle rare volte in cui riesco a organizzare qualcosa di super 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 figo, almeno in potenza se non lo trollo, con gli abbonati. Allora, poi avete anche avete con la tier 3, avete i video in anteprima, ce n'è di roba, ovviamente. Però questa cosa qui è molto particolare. Non è crashato, vero? Ok, questa roba qui è molto particolare, vi invito, se vi interessa, a partecipare. E se siete già abbonati, entrate nel gruppo Discord per avere il form. Che ovviamente non posso girarvelo in privato a voi e non posso lasciarlo pubblico, altrimenti è un casino. Vai, ci siamo. No, raga, io non penso di dare... Vedi che c'è ancora Meditate. Io onestamente non penso di voler dare soprannomi ai Pokémon. Ve lo dico sinceramente, non penso di voler dare soprannomi perché non è una cosa che mi piace. Mi piace chiamarli con il loro nome, fa molto più... Forse fa molto un po' più anime, non so come dire. Non sono mai stato abituato a dare soprannomi. Vai. Gio, quando è il prossimo torneo Nuzlocke? Quando vogliamo organizzarlo? Sarà difficile, dopo averlo organizzato, bello, però non so se voglio riorganizzarlo, è quello il discorso. Chi lo sa? Chi lo sa? Si potrà riorganizzare qualcosa del genere o anche banalmente un semplice torneo su Showdown, eh?
Senza dover andare a fare il torneo Nuzlocke, che da organizzare è stato un troiaio. Vedremo. Allora. Sì, velocità del, se del sesto, stavo dicendo, incredibile. Velocità del testo. Stile fisso, scena lotta, sì. Cornici? Ce n'è una bella ola, vedi quanto è coerente questa. Devo salvare le opzioni in sto gioco del cazzo, vero? Sì. Dimentico sempre. Che non è come in Fire Red. Ok, signori. Starter. Non bene. Guido il tipo elettro. Possiamo già segnarlo. Così testiamo qua. Weedle è sicuramente 100% un tipo elettro. Dratini di nuovo? Dratini è un tipo roccia? Dratini avevo visto prima, dove cazzo sono? Ah, ok, ci sono intervallata altra roba. Dratini, 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 dratini. Eccolo qua. Dratini, tipo roccia. Segniamocelo. Elotad. Tra l'altro vai a capire sempre perché il testo qui è in inglese. Allora, Weedle è buono in early game. Beedrill è un buon Pokémon early game. Ce lo carria. Dratini è un po' un pacco. In realtà, l'ombre. Qua dovresti farmarti la Waterstone al Pokéthon. Flying. Electric è un buon typing. Roccia è un tipo veramente brutto. Direi Lotad. Direi Lotad. Comunque, cazzo, non ho l'ombre per la prima palestra, però. Sai che quasi quasi prendo Weedle per l'early? Però cazzo, Cascun è proprio una sega, eh. Cazzo, che Pokémon brutti che ci ha dato. Presidente della Repubblica, buongiorno, datemi i corazzieri, per favore. Grazie, Simo, per il terzo mese. Cioè, scusami, per la tier 3, terzo mese, sono impazzito. Senti, io prendo Weedle. Anche perché è tipo elettro, cioè se ci va. C'è un modo perché allora, il tipo elettro è debole a terra. Cioè, se fosse tipo Electric Flying. Vai. Madonna. Mai avuto un Weedle lì dietro. Sembra quasi shiny. Ha un colorito particolare. Vai. Ho detto Cascun, volevo dire Kakuna, scusatemi, sono confuso ovviamente. Cazzo. È ingiocabile questo. Spennata Tritartigli, non c'entrano un cazzo le mosse. Però. Tra l'altro, Weedle spunta che l'hai incontrato. Questo è terribile, ragazzi. Voi vedete tutto il. Voi vedete i typing che si aggiornano a schermo, vero? Ci è andato un po' male, eh? Penso uno dei typing peggiori da. Si scollega il controller. Penso uno dei typing peggiori da far sposare con un tipo elettro. Mamma mia. Presidente della Sì, ho Repubblica, ricevuto buongiorno, Weedle. datemi i corazzieri. Nico, grazie per la tier 1. Benvenuto, guarda come siamo giganti. Entrate nel gruppo Discord, contattate i moderatori e se volete vedere anche il format di Emerald Rogue, guardate il format di Emerald Rogue. Così da partecipare al format, magari se vi va Emerald Rogue lo portiamo ogni tanto anche in live su YouTube, si potrebbe fare ogni tot. Già un po' di progetti su YouTube, ma perché no? Allora, questo è un abominio della natura. Tra l'altro io ho come la sensazione che riusciremo a non fuggire, eh? Quindi penso che mi. Ovviamente inizialmente non ci sono le catture perché. Lo porto al. Weedle è più lento di Kakuna. Vado così. Ok, Maquita, d'accordo.
Andiamo così. Oh, godiamoci un po' l'atmosfera di Art Gold. Ho una domanda per voi. Perché mi è venuta in mente, facendo un po' di collegamenti. Perché Burmi? Minchia, Burmi no, frate. Mi è venuta in mente facendo un po' di collegamenti. Tre giorni fa ormai, non ho la cognizione del tempo. Poli diceva nella sua live, o forse è ancora più vecchia sta cosa che ha detto, non mi ricordo, però diceva Poli nella sua live della Kaizo di Art Gold che sta portando adesso, sapete, insomma, che lui preferisce Pokémon Art Gold di notte. E io mi sono detto, davvero? È questa la comunis opinio? E non sai cosa ho fatto per te? No, l'ho visto, Simo, cosa hai fatto, l'ho già visto, tranquillo. Perché io, ad esempio, amo l'estetica di Art Gold di giorno. Alziamo il volume di gioco? Sì. Tiro su subito. Vai. Presidente della Repubblica, buongiorno, datemi i corazzieri, per favore. Migliore streamer d'Italia. Mattia Ferrari, grazie per il secondo mese. Ale, grazie per le 5. Era giusto, l'intonazione era corretta. Grazie Ale per le 5 sabregrate. Grazie a tutti i migliori content creator d'Italia. No, sono io il content creator. Grazie ai migliori fan d'Italia. Cioè, non è vero, non lo penso davvero. È solo lecchinaggio. Vabbè, ragazzi, fate piovere questi soldi a sto punto. Ale, grazie per i 5. Artaia, grazie per il terzo mese di tier 2. Edoardo, grazie per la tier 3. Edoardo, facciamo l'amore? Gag. Mattia, grazie per il secondo mese. Giganti, gigantesche. Colossali. Dicevo, prima che mi inondaste di soldi, io adoro... adoro l'estetica di Art Gold di giorno. Mi piace molto di... cioè, non molto di più, non è vero. Però apprezzo molto l'estetica giornaliera di Art Gold. Poi gli ha messo la nota perché dice che così l'occhio si stanca di meno. Ah, ok. È stato intelligente. Allora, no, allora se questa è la motivazione ci sta. Oh, forse ricordavo male io. In realtà non è male, soprattutto se devi stare... su uno schermo per la pil quasi H20. Oh no, di nuovo Wingull. Nel test avevamo trovato un Wingull completamente rotto. Vai, dovrebbe esserci giusto Wingull qua. Vabbè, gli item non li possiamo usare in battaglia, vi ricordo, eh. Vai a parlare con lui, tanto poi ti blocca. Vai. Volevo, non dico usare poco il velocizzatore, però godermi un po' l'atmosfera di questo gioco, che ragazzi io rimango convinto sia esteticamente uno dei migliori. Minchia, sarebbe un team incredibile Caterpie e Weedle, te lo giuro. Caterpie e Weedle sarebbe un team incredibile. Vedete che è tutto randomizzato, ma semplicemente non per creare contenuto con la randomizzazione, che come sapete non è troppo nelle mie corde, ma più che altro per aggiungere quel tocco di imprevedibilità. Altrimenti io saprei, cioè potrei rischiare di fare la giocata, di dire... vi faccio questo esempio. Non mi viene l'esempio. No, non mi viene l'esempio. Ok, ce l'ho. Metti caso che mi manca un tipo acqua. Cioè, scusate, metti caso che mi manca un tipo specifico. Se io sconfiggo... grazie Quici per i 2 euro. Penso che sarà divertente non superare neanche la prima palestra. Tostina, vedremo. Tanto mi riservo il diritto di non finirla. La giocata ottimale sarebbe, tipo... io ho bisogno di un certo typing. E magari affronto Furio e il suo Polivrat, scopro che è di quel tipo. Io posso dire, ok, Polivrat è di quel tipo. Dove lo trovo Poliwag per prendere quel tipo? Vado a prendere Poliwag. Però questo sarebbe un vantaggio, perché sfrutterei la conoscenza che ho di Pokémon Art Gold, ovviamente. Invece la randomizzazione così rende il tutto non caotico, ma... diverso da quella che è la mia conoscenza del gioco. È esattamente la stessa randomizzazione che avevo fatto, per chi magari l'ha vista, con Pokémon Art Gold, ma senza le Pokéball, dove ho utilizzato solo Pokémon che ti regalava il gioco. È la stessa identica randomizzazione, il concetto è più o meno lo stesso, solo che ci ho aggiunto ovviamente i typing diversi, perché la challenge sfrutta quello, cioè il fatto di dover conoscere tutti i tipi. Va bene, Hawk, grazie, sei lentissimo, non parlare mai più.
Un team Caterpie, Weedle e Burmy, ragazzi, sarebbe... sarebbe quasi poetico, mi verrebbe da dire. Vai, va bene, al marrevo. Cazzo, mo c'è il... minchia. Ma c'è il rivale, fra. Allora, per il rivale sta al 5. Perché non ho cambiato niente, quindi non mi darò troppi livelli, ovviamente. Direi che rimango Weedle. Allora, il Pocket... adesso voglio controllare una cosa. Sì, il Dex mi dà giusto questo. Lo vogliamo usare il Dex? Guarda in quanti posti si trova Weedle. Me l'ha randomizzato in qualcosa di acquatico, secondo me. Possibile? A isole spumarine. No, sai cosa? Madonna, in che cazzo me l'ha randomizzato? È Zubat? No, però... no, no, no. L'ha messo in slot diversi perché ai Banopoli si può catturare solo con... in acqua. Ai Banopoli si può catturare solo in acqua, quindi me l'ha randomizzato in svariati luoghi. Contro chi sono io? Scusatemi. Io ho preso qui, minchia, non mi ricordo. Cazzo, ma se sono contro Dratini è finita, ragazzi. Io ci ho spennate tre tartiglie. Prova. Quell'altro è flying, ma se sono contro... contro Dratini è un casino. Prima lotta, oh! Lascia fare. Lotad, nice. Ok, fai tre d'artigli in tu, vediamo cosa succede. Ricordiamoci che lui è tipo volante, se ce lo tanca possiamo ipotizzare... Spettro! Volante Spettro, cazzo che typing che era questo. Molto carino. Volante Spettro, finita la lotta lo segniamo, eh. Lui e ovviamente tutta la sua linea evolutiva. Tra l'altro anche lui è randomizzato con Spennata, che scandalo. Però su di lui Spennata è giusta. Perché è di tipo volante. Schiamazzo. Fra! Ma hai davvero randomizzato due starter in una mossa volante e una normale? Quante erano le possibilità che succedesse questa cosa? Nei test non è capitato una roba, non è capitato una roba del genere, quindi non penso che sia un errore, no? Ah, also, il rivale si porterà dietro lo starter per tutta l'avventura? Non so, onestamente, se quando ci saranno i Pokémon fully evolved, quindi oltre il livello 30 li ho impostati, lo cambierà oppure se passerà ludicolo. Questo non lo so. Ok, va bene, guarda com'è carino Weedle, vai, nel mentre che va avanti la cutscene, eh? Io vado a segnare su Lotad. Dove cazzo è? Lotad. Vado a segnare il tipo Spectrum. Nice. Ovviamente Lotad, l'ombre è ludicolo, cioè vale per tutta la linea evolutiva. Vi ricordo, oppure vi dico, a seconda che abbiate visto i test oppure no, che per quanto riguarda le evoluzioni divergenti, cioè i typing sono randomizzati, però seguono l'evoluzione, quindi Beedrill sarà anche lui elettroroccia. Ma se ci sono delle evoluzioni divergenti, quindi ad esempio Ralts, Kirlia, Gardevoir e Gallade, il gioco farà sì che Ralts e Kirlia siano di un typing coerente, e poi il typing Gardevoir e Gardevoir cambiano. Perché è come se il gioco ricalcolasse i typing per rimettere, diciamo, in fila le nuove evoluzioni. Ad esempio, sì, dovrei segnare anche incontrato, vero? Avete ragione. Vi faccio un esempio. Cioè, l'esempio classico, in realtà, non è che vi faccio un esempio, è l'esempio perfetto. Warpole si evolve in Cascoon e Silcoon, che a loro volta si evolvono in Dustox e Beautifly. Warpole avrà un certo typing, Cascoon e Silcoon saranno randomizzati di nuovo, e Beautifly e Dustox avranno i typing di Cascoon e Silcoon. Quindi è come se si diramasse l'evoluzione. Sì, ragazzi, ho detto Gardevoir e Gardevoir. Vabbè, che ridere, vero? Ho sbagliato. Gardevoir e... Poliwrath, ovviamente, intendevo. Vai. Bene. Se premi CTRL F, apri la scorciatoia per la ricerca parole. Sì, sì, lo so, tranquillo, ma tanto tutto... Il documento è molto carino, quindi riesco a orientarmi.
È fatto super bene, ci sono i colori per le generazioni. È solo una leggera abitudine. Come lo chiamiamo il rivale? Vogliamo dargli un nome mezzo simbolico? No, lo chiamerò... Come lo chiami se te lo do in automatico? Soul. No, scusami, però lui non è Soul, lui è Silver, dai. Facciamo le cose fatte bene. Facciamo le cose fatte bene. Obiettivo della live di oggi, io direi verso Valerio e oltre. Cazzo, potevamo chiamarlo Ralph, è vero, sarebbe stato clamoroso. Ralph era il nome giusto. Vai. D'accordo, mi davi le ball, giusto? No, l'uomo mistero. Mi davi anche le ball. Ah no, me le dava l'assistente, giusto. Ok, l'uovo lo otterrò a Violapoli e potrebbe essere volendo la mia cattura di Violapoli. Avevamo controllato se l'uovo era randomizzato? Ah no, me le dà Cetra le ball, eccoci qua. Altra cosa, i soldi al mamma sono banditi. Perché altrimenti ci prende strumenti troppo rotti e non li voglio. Vai, skip al catching tutorial, per favore. Eccolo qua, rattata. Credo che non sia randomizzato il catching tutorial, tra l'altro. Ok, signori. Prime catture. Vi ricordo che i catch rate sono tutti impostati a 255, quindi ogni ball che tiriamo abbiamo un 30% di catturare il Pokémon, fondamentalmente. Ovviamente quando otterremo le Mega Ball diventerà quasi scontata la cattura su ogni Pokémon. Inizialmente potremmo faticare un pochino. Potevo teorizzare il tipo di Meryl? Vero, non ci ho pensato, avete ragione. Però vabbè. Prima cattura dal verso. Io lo so che è lui. È proprio quel ragazzo che possiede delle foglie attorno a sé. Vai! Vedevo l'ora di avere Wormadam. Che livello si evolve? Vai. Bel diving, frate. Cosa potrebbe mai andare storto? No, dico io, cosa potrebbe mai andare storto? Quando si evolverà in Wormadam, teoricamente lo cambia. Cosa potrebbe mai andare storto, mi chiedo. Acciaio e ghiaccio. Cosa potrebbe mai andare storto? Fai vedere le mosse, va. Oh là, guarda, questa è la coerenza che vi dicevo. Raggio Aurora, pugno scarica, puleto. Però la vedo grigia. Tra l'altro poi nel caso avrà due mosse e acquisirà il typing di Wormadam in teoria, quindi. Il typing cambia perché ci sono più Wormadam, ovviamente, si intende, perché è divergente. A meno che Wormadam non sia un caso in cui non viene considerato divergente, ma quello lo scopriremo, cioè non posso analizzare tutta la casistica. Forse avrei preferito Ariama, ti dirò. E Ariama, sì, buongiorno. Come si chiama il coglione? Ma guida. Vai. Con Motim non c'entra, no, anche Motim. Aspetta, qual è la differenza tra Wormadam e Motim? Come faccio io a scegliere tra Wormadam e Motim? Motim è maschio, giusto? No, quindi non sarà mai Wormadam, non sarà mai Motim. Il sesso made in Italy, sì, va bene, easy. Nuova cattura. Mo ci divertiamo. Questo lo guardo dritto negli occhi, sto Caterpie. Ok. Ok. Non è uno starter molto raro il nostro avversario. Cioè il nostro rivale. Aia. Non è entrato, questo era un 33%. Cazzo, perdo la cattura. No. Ok, volante spettro, già lo sapevamo. Nice. Va bene. D'accordo. Abbiamo fatto bene a prendere Weedle, forse, a sto punto, avendo già la lotta d'ora. Steltrock. Ok. Carino. Vi ricordo che il cap è 13 per Valerio, quindi non avremo accesso all'ombre, ma a Beedrill sì, ovviamente. Vai. Alem.
Quanta immunità ha questo Pokémon? Terra, spettro e terra lotta è normale, ha 3 immunità. Molto carino, eh? D'accordo, va bene. Peccato perché le catture sono anche un ottimo modo per analizzare i typing. Quindi abbiamo preso un typing che già conoscevamo. Prendo solo Ball, tanto non mi serve nient'altro. Ok, allora la curva di leveling non è modificata, quindi io sinceramente mi darei un livello 7 a tutti. Mi sembra abbastanza credibile. Tanto oh, uno, Schiamazzo. Ah, eccolo qua, Schiamazzo. Ok, buono. Quindi Lota da 4 mosse, interessante. Mentre Bulmi e Weedle ne hanno solo 2. Ma adesso evolvendosi in Kakuna teoricamente ne imparo un'altra. Minchia, bella questa. Grande sculata questa. Cioè è un Kakuna, per carità, però. Regalino. Minchia, Regalino è proprio brutta. D'altra parte giocherai mai spennata? Cioè è beccata, sei spennata? Ti direi di no. Sì, ho dimenticato che c'è una cattura, c'avete ragione, ora vado a farla. Non, cioè, l'evo beccata. Nel senso che non ha molto senso tenere beccata quando hai spennata. Ok. Vai. Capiamo. Con Kakuna magari no. Slugma. Era già capitato Slugma nel test. Ok. Non ho idea di che typing possa avere Slugma, ma... Flapple. Bello questo, eh? Simpatico. Slugma. È tra i Pokémon di seconda generazione. Non lo troverò mai finché cercherò tra quelli di prima. Eccolo qua. Slugma Macargo. Questo typing fino a quanto è utile? Siamo deboli per 4 a ghiaccio. È sempre piacevole. Volante, coleottero, drago, typing di merda fondamentalmente. Vabbè. Beh. Ti dirò. Delle mosse, Fran? Minchia. Ok. Credo che si possa dire senza troppi problemi che le premesse dei test erano molto meglio di queste. Probabilmente l'unico mezzo umano è Lotad. Fai vedere le stats come si è messi. Beh, dai, è un buon attacco speciale, ma sai che... Se mi arriva un ice è finita. Penso di giocare Lotad, che è quello con il typing più safe. 3000 immunità ci sta. Vai. La mod la passerò agli abbonati. Allora, pensavo di organizzare così, ragazze. Siccome questa challenge è replicabile, io quello che passo agli abbonati finita la sfida sarà questa ROM specifica. Quindi passo il mio seed specifico. Per tutti gli altri, ragazzi, io ho fatto praticamente il tutorial di come si fa, di come si imposta. Quindi basta che scarichiate un randomizer e una ROM. Quindi la challenge la potete rifare. Non vi rilascio la ROM a tutti quanti. Lascio però il seed agli abbonati. Quindi penso che farò così. Gennaro Bullo. Ricordiamoci che Gennaro Bullo equals scouting, eh? Ok, dovrebbe avere 4 Pokémon. 3 perché gli ne ho messi solo 2, certo. Taylo. Ok, livello 4. In realtà la situazione è abbastanza tranquilla. Sì, sì, la metto su Discord, chiaramente. Spennata, Ferartigli. Potrebbe essere acciaio. Ok, è prevedibile. Potrebbe essere acciaio, sì. Provo a vedere cosa succede col regalino. Canto. Ok. Taylor potrebbe essere acciaio. Vediamo se ho qualche mossa per scoutarlo come si deve. Ma Burmi... Se switcho su una fire impazzisco. Ok, questo si tanca. Argeurora.
Danno neutro, potrebbe essere acciaio e qualcos'altro. Ricordiamoci di mettere come typing ipotetico di Taylor acciaio. Potrebbe essere acciaio e qualcos'altro. Sì, segniamo solo come ha incontrato, c'avete ragione. Sapete cosa? Le vitorogge per lo scouting sono molto utili, c'avete ragione. Sai che mi sa che le userò. Pugno scarica, vedi cosa fa. Ok, super efficace, bello. Questo è uno swinab normale. Aia. Potrebbe essere roccia. Tipo acciaio è super efficace su pochissime cose, no? Giusto? Potrebbe essere acciaio terra. Il tizio di prima potrebbe essere stato acciaio terra, acciaio drago, acciaio erba. Roccia e ghiaccio, quindi in teoria. Repubblica, buongiorno, datemi i corazzieri, per favore. Ok. Sì, roccia slash ghiaccio è verosimile. Abbiamo Taylo, acciaio probabile. Roccia slash ghiaccio sono i typing possibili. Probabilmente roccia, considerato come è entrato bene pugno scarica. Miss? Ah, perché mi ha fatto fango sberla, certo. Allora, aspetta, switch un attimo. Ok. E vedi cosa succede con Fra. Ok, danno neutro. Va bene. Potresti essere un acciaio, volendo. Potresti essere un acciaio o un terra, addirittura. Prova a vedere Slugman. Ok, scialla. Difficile da leggere sto schietti. Ammazzalo che mi sta preoccupando un po'. Ok. D'accordo. No, non dare i numeri di telefono, fanculo. Allora, wait, Taylor. Abbiamo detto potenziale tipo acciaio. Quindi vai a segnarlo con il colore giallo. Poi abbiamo detto... Chi c'era dopo Taylor, ragazzi? Intanto vado a curarmi. Fuck. A parte che c'ho le cure, scialla. A parte che c'ho le cure. Posso usare, non è Kaizo Iron. Vai. Swinab è quasi sicuro roccia, vero? Swinab lo metto per... Lo do per certo. Swinab lo do per certo. Sono abbastanza convinto di volerlo dare per certo. Swinab. Swinab. Dovrebbe essere tipo dagli ultimi del dex di sta regione. Sì, che non mi ricordo. Basta che cerco Memo Swine. Oh, ok, eccoci qua. Swinab io lo do quasi per certo roccia. Lo segno. Credo che sia legit dire che è roccia. E Skitty abbiamo visto che ha retto ground. Non so, ah già è vero che non c'è la morte per veleno. Potrebbe essere lotta, acciaio abbiamo visto di no. Veleno ipotetico. Sì, segniamone un po' ipotetici su schiette. Cioè segna ipotetico veleno, ipotetico terra, ipotetico... Ho sbagliato. Ipotetico terra, ipotetico lotta e via. Acciaio difficile. Andiamo così. Però potrebbe anche non essere così. Cazzo, Burmi cambia forma. Come cambiavano le forme di Burmi? Secondo quale logica? Sai che no, letteralmente mai giocato Burmi. Oh, secondo me, raga, la spunta incontrato possiamo anche evitarla. Cioè, nel senso che con questo formato, se vedi dei typing, lo sai che l'hai incontrato. Quindi scialla. Fa in base a dove mi trovo? Il meteo. Ma non mi sembra, ragazzi, sinceramente. Aspetta. Adesso vado a controllare. Lagga di meno, per favore. Burmi.
Ok, non è meteo. Bulbio, se lo dico, si va sempre con manto pianto. Lottando in un edificio diventa manto scarti. Lottando in una grotta, in un deserto, manto sabbia. Ah, ok, ho capito qual è la storia. È perché abbiamo lottato su qui che è sterrato. Abbiamo lottato qui che è su sterrato. E se ad esempio facciamo un test. Cioè, se io lotto tipo qua e poi faccio fuga, dovrebbe diventare... Esatto, ok, sì. Switcha così. Vabbè, il typing rimane identico. Che Pokémon. Senti, io ho Levito Roccia su Lotad, no? Io quasi quasi setappo Levito Roccia perché per scoutare è molto utile. Vai. Ok. Livello 2, veramente bot questo. Ok, ferrartigli. Vedi, spennata. Ok, danno... Questo potrebbe essere un sacco di cose. Elettro, acciaio, roccia. Questo ha preso pochi danni dalle Levito Roccia, quindi dovrebbe tenere il tipo roccia. Potrebbe essere terra. Un altro acciaio. Aia, questo fa malissimo. Ok, non troppo. Un altro acciaio. Cazzo, trappo arena. Va bene. Ok. Qui si rischia, devo tirarlo giù. Volante su elettro e neutro. Ah, ok, ci sta. Oh, lui è probabilmente acciaio. È acciaio. Sì, acciaio. Credo che sia acciaio. Cazzo, c'era back to back. Merda, m'ha fregato. M'ha ammazzato Rotan. Cioè, incredibile, ragazzi. Voi state proponendo di fuggire da un allenatore. Cioè, questo è il livello della mia chat. Ragazzi, cambialo. Ma sapete giocare a Pokémon oppure parlate a caso? Non lo puoi cambiare. A Pedinombra. Cazzo, back to back. Questa è una morte allucinante. Provo regalino che se... Oh, sì, però spennato ce la sta buona. Dove no, provo il crit. Più probabile. Schiamazzo confondeva... Che sfiga, oh. Clamoroso. Ma pensa a te. Ma mi ha atomizzato, ragazzi. Danno neutro, potrebbe essere acciaio più altro typing, volendo lui. Taillow. Aspetta, torna su Taillow un attimo. Non perdiamo il filo. Torna su Taillow un secondo. Abbiamo ipotizzato acciaio su di lui. Si potrebbe, ma... Molto difficile. Io odio i box di questa generazione. Li odio con tutto me stesso. Vai, box 18. L'unico mezzo buono. Allora, aspetta un secondo. Wineout. Che è di terza generazione, se non sbaglio, no? Wineout è probabilmente un tipo acciaio. Ma quanti acciaio gli ho messo nel gioco? Potrebbe essere acciaio. Taillow, sempre acciaio, ipotetico. Whismur, cos'è che non ha preso Whismur da... Non ha preso...
Aspetta, si è preso le levitoroccia, però non prendeva danno da spennata. Cosa regge roccia? Acciaio, lotta. Basta, giusto? Terra. Però spennato non era molto efficace, quindi è acciaio. In più deve essere un typing che si fonde con l'acciaio, che rende neutro il tipo ghiaccio, ma che non lo fa... che non lo rende neutro alla roccia. Potrebbe essere erba. Potrebbe essere terra. Potrebbe essere non volante. Questo Wineout, eh. Potrebbe essere un acciaio erba, un acciaio drago, volendo. E un acciaio terra anche. Potrebbe essere questi quattro typing, volendo. Ah, e poi potrebbe essere anche tutti quelli che... no, potrebbe essere troppe cose. No, però volante non può essere. Perché no, può essere troppe cose, secondo questa logica. Però no, sono tutti typing che... no, è giusto così, è giusto così. Dovrebbero essere massimo questi, non altri. Non altri. Non dovrebbero essercene altri. Vai. Via di qua, via di qua, via di qua, via di qua. Intanto vi ricordo di iscrivervi al canale, ragazzi, di supportare la serie. Mettete anche mi piace alla stream, cosa che non vi ho detto di fare, ma che potreste fare. Lasciate un bel mi piace. E un sacco di ti piacciaio, però, abbiamo trovato. E poi se volete abbonare, punto esclamativo abbonamento. Ma soprattutto, io vi ricordo, iscrivetevi al canale, quello conta molto. Siamo addirittura ad arrivo per 100.000 iscritti, quindi siamo lì lì. Bene, ho perso il mio levitoroccia instant. Non so che dire, dottore. Qualcuna... sì, si soffre un po'. Forse, sai cosa? Slugma Tornado magari ci può dare delle belle call su TP acciaio slash... il drago è un buon typing per scoutare. Cioè, riesce a trovare tutti i draghi. Proviamo. In più Slugma fa bei danni. Certo che se arriva una ghiaccio ci sdruma. Ok, danno neutro. Di questo non sappiamo praticamente nulla a sto punto. Posso provare le sbelle tese. Ok. Tiene lotta e non tiene drago. Non che ci siano molte info a riguardo, eh. Qua, idem. Minchia, non zio. Tre... no, mi ha outspeedato! Speed tie clamoroso. Vabbè, magari è coleottero. Magikarp è quasi sicuramente un coleottero. Vai, Frana Stab, bello questo danno su Wooper. Aspetta che vado subito sulla pagina di Magikarp, eh. Magikarp lo segno abbastanza sicuro con coleottero. Ah, sono io. Sì, sono io, ma... acciaio ghiaccio. Dovrebbe essere safe, Burmy. Merda, ragazzi, però. Cazzo, che cazzo mi devo... sai cosa? Magikarp aveva solo ronzio. No, però ne ha un'altra garantita. Pensavo di essere più veloce. Allora, Magikarp è quasi sicuro coleottero.
Minchia, che sfiga. Vooper gli abbiamo tirato frane, gli abbiamo super efficaciato, quindi potrebbe essere volante o fuoco. O coleottero anche. Segna coleottero, segna volante, anche ghiaccio in realtà, potrebbe essere tante cose. E il primo che abbiamo affrontato era Ralts. E aveva tenuto Drago, ma aveva retto Lotta. Quindi potrebbe essere tutto quello che regge Lotta, fondamentalmente. Che non è troppa roba, però, eh. Potrebbe essere Psico. Ralts Psico sarebbe un ottimo... No, Ralts sì, potrebbe essere Psico perché potrebbe essere il doppio typing. Potrebbe essere Volante. E potrebbe essere Veleno, tutta roba che... Che è neutral Drago, sì, non abbiamo molte info. Vai. E poi Magikarp Coleottero e Vooper. Ci sta. Ragazzi, sto facendo una Nuzlocke con un livellino, possiamo andarcelo qua. Andando in Nuzlocke con Burmy e Weedle, e Kakuna, non vorrei dirvelo. Vabbè. Io spero che in qualche modo Beedrill ci carri. Spero che in qualche modo Beedrill ci carri, perché mi sa che ci serve. Anche Coleottero per Ralts. Ah sì? Non l'ho segnato? Vero, anche Coleottero, sì. Anche Coleottero. Vai. Raga, mi rompi le mosche. Non a caso aveva tutti i sospetti Coleotteri. Sì, però Umberto non funziona così. Non funziona così, è proprio lore, cioè non funziona così. Mamma, sì, va bene. No, non risparmiare. Non farlo mai nella storia. Per favore. No, era la cattura. È già cambiato il percorso. Vero che cambiava qua? No. No, non è cattura. Ma non mi... Ma me lo segna... Perché qui c'è sopra la grotta scura, ma non me lo segna. Vai, questa è cattura. Sì, ho capito, Fra, ma Bellsprout non penso di volerlo, cioè... Vabbè. Segna sta merda. Segna sto abominio, va. Veleno. Coleottero. Cos'è? Proprio average Pokémon di merda. Non ha niente da dire il campione. Coleo morso. Buttalo. Va bene. Allora, qua facciamo sta roba qua. Skippiamo l'allenatore e facciamo un po' di catture. Perché sono un mezzo idiota. Mezzo, non mezzo. È che ricordavo che quella... Ricordavo che il percorso inizia dopo la grotta scura. Però invece non inizia dopo la grotta scura. Inizia prima della grotta scura. Che non ha troppo senso, ma... Sta di fatto che... Vai. Quindi ora io... Puoi scambiare con Onix a Violapoli. Ma non lo facciamo lo stesso. Perché brucerei una cattura, non ha senso. Abbiamo volendo una cattura a sud... E una alla torre Sprout. E poi c'è Castore. Cioè, Castore come cattura Violapoli con l'uovo? Sì, lo facciamo Castore allora.
Tra l'altro avevamo Slugma con... vabbè, unlucky. Sì, a sinistra, ragazzi, non c'è l'erba, però. Spoiler. Dove la faccio la cattura? Dove la fa la cattura? Cosa faccio? Prendo a pisellate su dovuto? Mi sembra una grande idea. Andiamo a fare qua sotto, dai. Però io vorrei giocare con qualcuno che non rischi le per 4. Bellsprout, è tua. Diventare nelle rovine. Va bene, ragazzi, dai. Andiamo qua. Oh, Whismur. Almeno scopriamo che typing era. Vabbè, Explode non è un Pokémon osceno sulla carta. Non dovrebbe essere possibile sta cosa. E infatti acciaio... acciaio normale. Ok. Forse qualcuno l'aveva anche detto. Buono, lì si bugga perché non ha il doppio typing. Il normale non te lo prende come secondo tipo. Non so bene perché, onestamente. Dov'è quel coglione di Explode? Eccolo qua. Noi cosa avevamo detto che poteva essere? Beh, ha segnato almeno qualcosa. Oh, non me lo prendi? Riferimento non valido. Bro. Per qualche ragione non mi prendeva Whismur, ho dovuto andare manualmente. Ok. Normale acciaio, by the way, lui. Ovviamente lotta per 4, eh? Sia mai. Sia mai. Va bene. Oh, portalo all'otto per entrare foglie lama. Vabbè. Portalo all'otto io per entrare alla Sprout, direi che il livello... 9 ce lo diamo e poi direi almeno 10-11 prima del boss della torre. Per lui ci puoi andare a fare le catture. Andiamo. Cioè, voi dite che... come devo fare? Devo fare il puzzle? Spiegate. Come si fa? Il puzzle e poi, scusami, dove ti porta? Ah, gli unknown. Ok. Sì. Ci avevo pensato agli unknown, in effetti. Che ovviamente sono randomizzati. Vabbè, lo facciamo poi. Tanto andiamo a fare la cattura alla Sprout. Stavo pensando all'erba o alle rocce, ma giustamente ci sono gli unknown. Utut. Bello. Bello Bellsprout versus Utut qua dentro. Che lore. Codiaz. Codiaz. Reggo anche un crit. Frustato. Buttaci Kakuna, che in teoria tanca ogni cosa. Ok, vai. Utut preso, volante roccia. Pulito. Per 4 al... forse niente, volante roccia. Forse volante roccia per 4 al nulla. Ghiaccio. Ragazzi, voi però non conoscete i typing. Cioè, il problema è questo. Al ghiaccio per 4. Non conoscete i typing, eh? Cioè, c'è un problema di fondo se vi dite volante, roccia, debole per 4 al ghiaccio. Cioè, non conoscete i tipi dei Pokémon. Vi mancano le basi. Le basi, scusate. Ok. Ok, va bene. È un team assolutamente impresentabile, però Beedrill potrebbe darci una gran mano. Sulla carta. Poi se non trovassi... abbiamo un bel variabilità di typing, tutto sommato. Senti, facciamo il puzzle, facciamo gli unknown e poi facciamo Castore. Il pazzoide. Cazzo, avevo Slugma per l'uovo. Vabbè. Penso che userò Slugma per far schiudere l'uovo più velocemente.
Vai. Vediamo se so ancora fare ste robe. Questo dovrebbe essere molto semplice sulla carta. Non accetto critica. Senti che host. Concentratevi sulla host. Concentratevi sulla host. Era un puzzle da 4 pezzi e ne ho sbagliati la metà. Concentratevi sulla host. Che bella, eh? Bellissima la host. Spoiler, hanno uno, non è randomizzato. Qui invece è un gran Pokémon sulla carta. Cazzo, scendi neve, si selfita il coglione. Ok, frustata. Gli è rimasto l'erba? Tornado. Non erba drago. Non erba drago. Ok. E primo di quarta generazione, tra l'altro, credo lui, no? Forse sì. Che è un pazzoide sto Pokémon, ragazzi. Un pazzoide vero. Drago psico, typing assolutamente inutile, eh? Ah già, è vero, c'era Burmy di quarta, vero? Giusto, giusto, giusto. Mancava Burmy. Adesso voglio vedere le mosse. Con quel frustata che fa un po' il... Direi che è di gran lunga il migliore che abbiamo. Questo almeno finché non... Cazzo, ma come esco da qua? Ma come cazzo si esce da sto posto di merda? Sto trollando. Vai. Bene. Bello il personaggio così. Ok, dai, ci siamo mezzo rifatti la squadra. Sì, ma... La verità è che abbiamo Pokémon bruttini. Non devo perdere Lotad. L'ombra era molto importante, ragazzi. Perché metti anche che supero Valerio. Come lo batti Scyther con sti Pokémon? Il cap è 17, non c'ho mezza Evo. Terribile. Perché mi sei bloccato? Oh, forza. Funziona. Non ti trollare. Allora, senti, uovo di... Abbiamo bisogno di Pokémon. Perché, ripeto, passi Valerio. Ma il resto... Allora, qua devo andare sul... Number ID. Generator Pokémon, tipo. Eccolo qua. No, non è qui. Secret Code Generator, no? Eccoci qua, perfetto. Art Gold Italian. Il mio ID è 07533. Calcola. E io per avere Merip, Vuper o Slugma. Chi aveva più BST di questi? Per favore. Ce l'avevamo forse anche detto. Adesso ringrazio l'abbonato, eh. Mi sembra era venuto fuori che fosse Merip quello con un po' più di BST. O forse Slugma direttamente. Che vi ricordo essere randomizzato. Che è questa la cosa figa. Se non conoscete questo evento lo state per scoprire, eh. Slugma è... Minchia, ho chiuso le password. Aspetta, ricalcolale. Oh, Merip 2,80. Slugma mi sa 2,50. Yes. E Vuper dovrebbe essere 2,70 se non sbaglio. Ma non sono sicuro. Infatti è 210. Ok, sì, era Merip. Era Merip.
Sì, ma ho appena chiuso le password, ragazzi. Non accetto critiche. 07533. Belli save state a caso. Non mi interessano. Calcola. Io ho bisogno di più intrico piedi e cecchino nemico. Cazzo, cecchino nemico è terribile come parola. Non farlo mai più. Allora, più, tra l'altro, sarà l'abilità, immagino. Eccole qua. Vabbè, adesso le metto in ordine. Però più e intrico piedi. E questa è la prima. E la seconda è cecchino nemico, che è di nuovo un'abilità, cecchino. E nemico sarà una roba tipo quotidianità. La verità è che mi diverte abbastanza cercarle qua. Non riuscivo a premere i tasti, non capivo cosa fare. Vabbè, posto. Rifai tutto, per favore. Più, mamma mia, è incredibile come sia fastidiosa sta pagina. Più intrico piedi. Sempre odiato questa meccanica. Ma tocca. E cecchino. Questo, mi mancava questo passaggio, Gesù Cristo. Perché devo premere probabilmente, usare il cursore. Perché non ho il Game Boy vero. Nemico. Cioè il DS vero. Vai. L'ho imparata a memoria, non mi serve più nemmeno il documento. Bello. Forse ce la facciamo. Fra, per un attimo t'ho visto togliere il dialogo, stavo per impazzire, te lo giuro. Usiamo Slugma come semi HM Slave Dime. Vai. Vai. E adesso si schiude l'uovo. Cioè, oddio, per carità. Potrei portarmelo dietro alla torre Sprout, però non penso di volerlo fare. Puoi andare a prendere spaccarogge, sì, ma tanto non posso usarla. Posso prenderla, ma non posso usarla. Vai. Dove trovi Sirmirgol, trovi un altro Pokémon. Bella idea, ci sta. Tra l'altro sarà sicuramente una zona diversa rispetto alle rovine d'Alpha. Cioè, è sicuramente legit per le regole che ci siamo imposti. Non c'è dubbio alcuno. È assente in noi la dubitazione. Ricordo che ho skippato un trainer. Sì, mo vado. Prendo le catture e decido il team con cui affrontare tutto. E poi vado ad affrontarlo. Mi porto. Dopo l'allenatore lì mi porto a livello 9. E poi via. Dai, su, forza. Non conosco la meccanica di Slugma. Puoi spiegare? È molto semplice. Se Slugma ha l'abilità Corpo di Fuoco, l'uovo si schiude più velocemente. Anche se questo sembra metterci un pochino, tutto sommato. Il che potrebbe essere fastidioso. Ragazzi, il problema è che abbiamo Pokémon veramente brutti. Lotad era il migliore che avevamo e ci è stato distrutto da una giocata assurda. Pedinombra non potevamo toglierlo, ovviamente non potevamo curarci. È stata una sfiga atroce.
E lui diventando l'ombra era un buon Pokémon. Ora dobbiamo puntare su Beedrill, ma come vedete il typing di Beedrill è quello che è, quindi... No, Shiba, perdonami, grazie per l'abbonamento. Che stavo... avevo aperto 3000 pagine. Grazie per l'abbonamento. Vado sulla fiducia. Anzi, no, non è vero, la vedo qua. Era una tier 1, una tier 2, una tier 3, perché da qui non lo vedo. Anche per Ralts. Sì, ma Ralts sti cazzi. Oddio, sti cazzi. Kirlia non era male. Ma non è tanto quello il punto. Il problema è che Scyther verrà randomizzato in un 500 BST. E è vero che gli altri saranno livello Metabot, Kakuna e compagnia. Ma Scyther sarà un casino da tirar giù. Cioè, ciò che ci randomizzerà da Scyther, quindi. Ok, non è random però. Posso che mi cambia al giusto, nel senso che... No, però non è random, non vale lui allora. Non era venuto random nei test? Ah, sai cosa? Sai cosa? Forse... Non avendo spuntato gli static Pokémon, forse li considera come static Pokémon. No, no, non è valido. Se non è random, non è valido, dai. No, no scam. Potrebbe essere successo che... li conta static Pokémon. E sugli static Pokémon io avevo glissato perché non volevo che gli static Pokémon tipo o fossero cambiati. In un'altra randomizzazione, quindi probabilmente le uova non sono randomizzate. Allora, vai qua. E vai qua. Oh, questi sono i Pokémon con cui farò Valerio. Fra? Ok, grazie. Sì, ragazzi, non mi interessa quello che dite, si fa come dico io, ha senso. Coerenza. Va bene così. Allora no, l'allenatore, scusatemi. L'allenatore. Timeripa, abbiamo visto il typing. Sì, vabbè, ormai non posso non segnarlo. È stato un po' uno scouting, ma... Ci posso fare ben poco, in realtà mi ha scammato. Direi che come penitenza per questa roba qua, il fatto di non giocarlo va già bene, no? Segna, tanto non posso mica far finta di non vederlo, no? Allora, veleno e drago. Vai. A fronte all'allenatore, acciaio normale per 4 alla lotto, mi viene già da piangere. Utut sembra interessante, sai. Cioè, il typing è uno dei più umani. Vai. Ok, Cascoon, vediamo un po' come sono, Danno neutro, non so un cazzo. Vooper. Coleottero, ghiaccio, volante e fuoco avevamo ipotizzato. Vedi se è coleottero. No? Cioè almeno è difficile da dire. Fuoco, volante, ghiaccio, coleottero. Rotolamento però non lo voglio tirare. Ok. Fuoco slash volante, difficilmente ghiaccio. Li rimuovo e poi... Va da sé che siamo sempre in tempo per tornare sui nostri... Come faccio a rimuoverli ora? Oh, è bianco. Siamo sempre in tempo per tornare sui nostri passi, ovviamente. Erosoio? Rotonda. Lotta. Potrebbe. Picciulotta. Ok. Nice. Potevo fare un'altra mossa, in effetti. Me lo vuoi proprio dire? Statico. Copione. Frustata. Aio. Switch. Minchia, quante erano le possibilità? Non credo che... non era semplice che uscisse sta roba qua. Lui ha fatto Wotonda. Vabbè, sulla carta Bellsprout potrebbe anche essere buono in realtà. Ok. Altro static, chiaramente. Ma... Tra l'altro coleottero... fuoco volante. Minchia, questo è proprio difficile da scoutare, raga.
non molto efficace. Potrebbe essere un... Minchia, non ne ho idea. A parte che sto vedendo... Ah no, ma questo è Wooper, scusatemi. Questo è Wooper, di Pichu so che... Acido non molto efficace. Vabbè, senti. Tanto switch che abbiamo stat. Ma oddio. Ah, ammazzalo. Facciamo che lo secchiamo e via questo. Vabbè, di Pichu non abbiamo capito praticamente nulla. Potrebbe essere veleno, sì. Segniamo. Ah, al solito sbaglio qua. Potrebbe essere veleno, però no, perché il coleottero in realtà potrebbe avere un doppio tipo che gli fa interferenza. Difficile questo. No, per ora non segno niente. Non ne ho sinceramente molta idea. Potrebbe essere una quantità tale di cose che non ha senso. No, veleno, ragazzi, non è possibile se reggeva coleottero. Roccia, quello sì, forse roccia si può segnare, giusto come ipotesi. Perché se ti tiene coleottero e non... Ovviamente ragioniamo sul fatto che il doppio typing... Cioè, almeno adesso ragioniamo sul fatto che il doppio typing è neutro. Beh, statisticamente è possibile. Chiaramente può anche non essere così. Per dare un neutro da volante. Ma non mi sembra da volante. O gli abbiamo tirato anche un aerosoio? Aspetta, dare un neutro da volante... Sì, è vero, gli abbiamo tirato un aerosoio. Boh, allora non segno niente. È troppo confusionario questo. Non l'abbiamo scoutato benissimo, poi essendo al 2. Scaccia bruma. Non la vuoi. Danza di più e forse è meglio. Vai. Adesso, in teoria, se... Minchia. Vabbè, Abisso non te la gioco, però, cioè. Soprattutto al cap. In teoria, adesso, lottando qua dentro, Burmi dovrebbe diventare Manto Scarti. Senti, io gioco Snover. Parte con Scendineve, vedi, tipi ghiaccio. Ma io ti gioco Snover perché... Parte scoutarti tutti i tipi acciaio. Vabbè, tu vai. Vedi che succede. Tanto qua dovrebbero essere bei bot questi. Questo dovrebbe essere carne da macello. Possiamo anche stare un po' tranquilli e fare... Che è super efficace? One shottato. Cos'è debole al... cos'è debole all'erba? Tutto. Cioè, può essere roccia. Ancora di nuovo un errore. Può essere roccia. Può essere acqua. Ma non troppo in realtà. Potrebbe essere terra. Queste sono. C'è altro? Non credo. Potrebbe essere queste tre qua. Sfill. Frustata. Ok, questo regge. Potrebbe essere drago se regge. Nice! Sfill drago garantito. Bella play questa. Segno subito drago garantito. Sfill drago garantito. Ora però Snover sta prendendo un po' troppo danno. Certo che switchare dentro uno di questi. Entra Dewtooth, che almeno non ha una per 4. 1000 bave, potresti essere un coleottero. Probabilmente è un coleottero. Frustata. Danno neutro. Un Bartigli. Ricordiamoci Bronzong coleottero. Questo qua non ne ho idea. Electrike. Io vado sempre di frustata che... Ok. Foglia lama. Potresti essere un tipo erba. Nice. Potrebbe essere un tipo erba. Electric, erba, Bronzor, coleottero. Segno. Sfill non ha preso danno da grandine? Allora è drago ghiaccio Sfill. Ah, ok. Ottima osservazione. Non me ne ero accorto. Dove cazzo sta? Bronzong.
Branzang. Dov'è? Bro? Oh no, manca. Manca? Eccolo qua. No, c'è. Oh, Bronzor direi che è Coleottero. Electric direi che è erba. Poi siamo sempre in tempo per... Però mi sembra abbastanza una teoria molto efficace. Cioè, statisticamente ci può stare. E Sfilu, avete detto, siete sicuri che non ha preso danno dalla grandine? Perché nel caso io segno il suo typing definitivo. Ghiaccio. Vai. A posto. Molto bene. Questo vaffanculo, via. Via, 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 via. Buona la call del tipo drago. Ci ha dato molto bene. Ha fatto un bello scouting contro quel tizio. Sono tornato indietro e non ha preso danno. Perfetto. Dai, bene. Intanto vi ricordo di iscrivervi al canale. Ragazzi, quanti iscritti siamo? Ah, ma vuoi vedere che è l'abilità? Cazzo, è vero. Bravo, Aldo. No, no, no. È semplicemente l'abilità che lo rende immune alla grandine. Cazzo, dobbiamo ragionare anche su ste robe qua. Certo. No, no, allora semplicemente corpo gelo. È un'altra cosa, è un'altra questione. Ottima osservazione, bravissimo. No, no, è quasi sicuro allora. Cioè, ha più senso presumere quello. Non ho voglia, Kaboom. Non è questo il concept della serie. Fai vedere quanti iscritti siamo. Per spronarvi a iscrivervi al canale. Con corpo gelo avrebbe recuperato. Perché avevamo già fatto dei danni. Perché abbiamo fatto frustata. Quindi corpo gelo avrebbe recuperato. Senti, che abilità c'ha Sfil? Andiamo a vedere. Perché forse ha anche... Che abilità ha Sfil? Perché se... Corpo gelo no. No, ok, allora è sicuramente ghiaccio. Oh, è sicuramente ghiaccio. Corpo gelo non ha preso vita. È sicuramente ghiaccio. Perché avevamo fatto prima frustata. Giusto. Perché avevamo fatto prima frustata. Antiparalisi. Ok. Vai. Non ci sono abilità che proteggono dalla neve. No, Mantel Neve non protegge dalla neve, Andrea? Mantel Neve credo che protegga dalla neve. È tipo sabbia velo, quindi. Vai. Oh, Snover ha fatto così bene a scoutare. Perché non dovrei riprovarci? Marip mo lo conosco. Cos'era? Veleno Drago? Vabbè. Sfruttalo, non ha senso non sfruttarlo. Sensrio. Frustata. Ok, danno neutro. Aio, colio morso. Bruttino. Tornado. Ok, di Sensrio non so letteralmente un cazzo. Magne, tornado. Devo fare frustata, eh. Neutro. Merda. Vai, seccalo. Frustata lo killa sicuro. Ok, danno neutro di frustata. È l'unica news utile che abbiamo. Ora dobbiamo switchare. Mandaci Bellsprout. C'è un altro che non ha preso danno? Allora aspetta, stop, calma. Magnemite ghiaccio. E un altro typing. Antonio, grazie per la tier 1. Allora, segniamoceli subito, perché questo è complesso come scouting. Oh, perché Magnemite è sicuramente ghiaccio. Ottimo scendineve per scoutare ghiaccio. E poi ci ha retto la grass. Quindi ipotizziamo coleottero. Ogni volta ipotizziamo che sia un coleottero non drago. Non acciaio. Quindi volendo veleno, volendo coleottero, volendo volante e volendo erba.
E volendo fuoco anche. Vabbè, praticamente ogni cosa. Gli abbiamo tirato frustata, no? Sì, no, letteralmente ogni cosa. Va bene. Easy, non c'è problema. Fai quello morso qua. Oh, super efficace. Psicoerba? C'è uno dei due? A piacere? Ok, questo ha retto. Magio o psicoerba, immagino. O buio. Non mi pare che ci sia altro che prende il coleottero, no? Psicobuio, erba. Vulpix può essere talmente tante cose che sinceramente... Cioè, Vulpix può essere davvero l'universo. Dove cazzo è Ninetales? Cioè, regge coleottero, te la tiene, il veleno, il volante, il fuoco... L'acciaio, ma non è neanche troppi. La lotta tiene coleottero? Mi sembra di sì. Possiamo segnarci che noi sappiamo che non è psico, che non è buio. Ecco, questo è utile. Questo è importante, forse dovevo farlo più spesso. E che non è erba, sicuramente, perché se coleottero è neutro. Il ghiaccio non resistono a erba. In un universo che non conosco resistono a erba. In quello che conosco non resistono a erba. Giusto, pure lo spettro, bravi. Cioè, insomma. Ce n'è di roba, eh? Vai qua. Vai a curarti. Raga, ogni tanto l'emulatore... del DS con Art Gold fa delle trollate, non si sa bene perché. Fra? Ah, il mio joystick, va bene, easy. Segnato coleottero da fuoco, raga. Ma tanto, come vedete, Vulpix è talmente tanta roba che... Ecco, possiamo segnarci quelli che non sono i typing quando vediamo una non molto efficace. Perché sai per certo che non ha un typing su cui è super efficace, perché al massimo in quel caso sarebbe danno neutro. Molto, molto utile come info, eh? Molto utile come info. Vai, Snover, tua questa. Slowpoke. Ok, danno neutro. Aia. Prova a pantano bomba. Ok, di questo non so letteralmente un cazzo. Ha preso danni dalla grandine, no? Ok, qua possiamo dire un po' di typing che non è. Aia. Ok, drago, 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 drago. Collo il drago. Sua blu drago, va bene. Allora, calma che altrimenti qua si corre troppo. Calma che altrimenti qua si corre troppo. Allora, sua blu è drago 100-100. Il coglione di prima, Slowpoke. Posto che Slowpoke c'è utile il giusto, perché... Poi dopo è evoluzione divergente. Regge erba, quindi non può essere sicuro. Erba. Coleottero. Acciaio. Sì, scusatemi. Scusami, no. Ha retto erba Slowpoke, giusto? Quindi sto sbagliando. Slowpoke non può... Slowpoke ha retto erba o sto prendendo un abbaglio? Tanto qua switch Snover, eh? Che cuna c'ha una caga a mandarla. Se mi arriva una terra è finita, tipo. Ok. Ghiaccio, Slakot. Slakot, ghiaccio. Dratini, roccia. Ok. So che è roccia al 100%. Neutro, Slowpoke, erba. Ok, allora non segno. Questo è roccia, ne sono sicuro. Una cosa utile sarebbe provare a scoutargli qualcos'altro. Ok, sassata. Cioè, se magari ti faccio ferro artigli e tu me lo reggi, deduco molte cose. Unlucky. Va bene. Esrumish.
Ok, pugno d'ombra potrebbe essere spettro. Non ho mai dato il tempo. Ok, allora, Slakoth, unica cosa. Non avevamo già beccato Slakoth, tra l'altro? Sembra di sì, man. Abbiamo ipotizzato... terra, roccia, acqua, perché era debole a... è sicuramente ghiaccio. Gli abbiamo fatto frana e non l'ha incassato. Dovrebbe essere ghiaccio-terra lui. Lui dovrebbe essere ghiaccio-terra perché ci ha letto frana. E Shroomish non può essere ghiaccio. Sì, segniamocelo che non possono essere ghiaccio, anche se... la info è utile fino a un certo punto. Forse sul lungo termine... più siamo meticolosi, più è utile. Slakoth dovrebbe essere ghiaccio-terra. Se non sbagliamo qualcosa. Tutti quelli che preguntano da lei potete segnare no ghiaccio. Vero, vero, vero. Ma infatti adesso ci ragioniamo. Si può segnare più che altro quando vorremmo fare dei ragionamenti di combo di typing. Può aver senso. Vai. Ale. Via. Via, 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 via. Allora adesso li porto tutti al 10, eh. Tra l'altro. Questo è il nostro ace, eh. Bello. Grandi, eh. Wow. Ma ho dei pessimi presentimenti, eh? Ve lo dico. Ho qui occhio allo scouting, che è comunque tostina la situazione. Dovrei prendere dei repel comunque. Miau, mai visto questo. Frustata. Polneve super efficace. Ok, buono. Terra, acqua o roccia? Buongiorno, datemi i corazzieri, per favore. Terra, acqua, roccia. Grazie Riccardo per il secondo mese. Terra, acqua, roccia. Pantano bomba. Roccia. Miau roccia, ricordiamoci. Miau roccia, miau roccia, miau roccia. Questo abbiamo detto che era roccia. Ok. Sappiamo nient'altro. No, miss. Non è ghiaccio, Dratini. Ok, Dratini non è ghiaccio. Miau roccia, Dratini no ghiaccio. Switchan. Mando tutte. Ma è intrappolato. Questo potrebbe essere fastidioso. Lui non è ghiaccio. Super efficace. E hai tirato turbo fuoco. Non mi dai info. Potrebbe essere coleottero dopo questa roba qua. Ok, stop. 3000 informazioni. Allora, miau roccia. Ricapitoliamo le info che abbiamo raccolto. Miau e roccia, sicuro. Poi, non è ghiaccio. Poi c'è Dratini, che non è ghiaccio. È roccia e ha preso sia frustata che pantano bomba. Quindi possiamo dire un po' di typing che non è. Tipo, non è coleottero. Non è... potrebbe essere acciaio. No, non è acciaio. Non è erba. Non è terra. No, potrebbe essere terra. Tutto quello che regge quei due typing. Non è volante. Non è fuoco. Non è veleno. Non è drago. Potrebbe essere tutto il resto. Tutto il resto potrebbe essere. E l'ultimo invece, scusatemi, chi era? Drowsy. Drowsy si è preso un aerosoio e un frustata, giusto? Quindi potrebbe essere coleottero a sentimento. O erba. O coleottero o erba. Vai, curami nel mentre che io segno. Cazzo è sul Pokédex Hypno, Gesù Cristo.
Eccolo qua. Potrebbe essere o coleottero ancora. Continuo ogni tanto sbaglio a colorare. O ghiaccio. Ghiaccio? Ghiaccio no, abbiamo detto. Ha preso super efficace su rasoio, ma non molto efficace su erba. Quindi o coleottero o erba, direi. Nient'altro sulla carta. E no, ghiaccio sicuro. Ok. Potrebbe essere un... sì, un coleottero fuoco, Drowsy. Volendo, segna fuoco come possibile. Fatto turbo fuoco, potrebbe anche essere. Vai, mamma mia, che casino. Drowsy non è acqua, terra o roccia, perché? Ah, perché dici frustata, l'ha hittato. Sì, no, ok, va bene. Perché è frustata, era danno neutro. No, in realtà potrebbe esserlo. In realtà potrebbe esserlo, volendo. Vai. Il fatto è che se sono tanti allenatori, torni spesso al centro Pokémon, eh? Vedi cosa fa lui. Carvagna, questo non lo conosciamo, eh? Non molto efficace. Cazzo. Potrebbe essere drago, tu tira comunque tornado. Ok. Potrebbe essere tante cose sto Pokémon. Chimchar. Super efficace. Sono ice. Cioè sono merda. Switch, eh? Qua potrebbe avermi, potrebbe outspeedarmi. Carvagna resiste a erba. E lui prende danno da frustata. Potrei scoutargli, quindi sarà roccia, terra o acqua. Ferartigli dovrebbe essere perfetta per capire qualcosa. Ed è ghiaccio. Roccia, terra o acqua? Più ghiaccio. Ferartigli potrebbe essere acqua. Unlucky. Ok. Chimchar vado subito a segnarlo perché è complesso. Questo è ghiaccio sicuro. E poi potrebbe essere uno tra roccia e terra. Chappet. Non molto efficace. Merda. Potresti essere acqua. Mi sa che è acciaio questo. Wismore hai trollato. Ok. Urkas abbia rischiato tutto Chappet, eh? Chappet regge sia acciaio che erba. Sensazione può essere solo acciaio, no? No, potrebbe essere anche fuoco, in realtà. Cosa ha fatto? Coda di luce beccata? Non ci ha detto niente. E non è ghiaccio, sicuramente. Cazzo, scendi neve è una gran call, comunque. O acciaio o fuoco, Chappet. Sì, 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 sì. No, non vedo altre possibilità. È che lì devi capire. Vai. Dai che siamo quasi al boss della torre. Su, forza. Forza. Chappet ha resistito foglie lame e ha preso grandi. Non è roccia, terra, acqua, ghiaccio. Vero. Segniamocele. Oh, non è acqua, terra, roccia, non è ghiaccio, ti dirò di più. No, ok, non è roccia, non è ghiaccio perché ha preso. No, ok, non ti dico di più, è così. Erba no, e da quando l'acciaio tiene erba? Non mi risulta sta cosa. Tempesta di sabbia è incredibile per scoutare. Sì, però devi avere i Popotas. Trovi Popotas, scouti tutti gli acciaio, terra, roccia. Ti fai subito un'idea. Tanta roba.
Cazzo, i climi sono ottimi, eh. No folletto apposta. Vai, Snover, tua questa. Spoink. Cazzo, questo è tosto. Ok, Regge. Potrebbe essere Drago. Non è Drago, potrebbe essere Coleottero. Potrebbe essere Acciaio, no? Perché è tornato, è entrata. A meno che non sia Drago Acciaio, ma molto difficile. Frustata no, Tornado sì. Frustata no significa, può significare Coleottero, ad esempio. Prova a vedere Pantano Bomba. Potrebbe essere Coleottero questo. Sanguisuga, sì, è quasi sicuro Coleottero. Sì, Spoink Coleottero. Spoink Coleottero, dai, 100-100 secondo me. C'è troppe coincidenze. Spoink Coleottero. Togepi. Non molto efficace, di nuovo. Minchia! No ghiaccio. Che sleppa. Aspetta. Raga, questa dobbiamo giocarla al massimo della potenza. E questo ci apre la testa. Quanto cazzo è forte. Tiralo giù. Questo dobbiamo stare attenti. Possiamo stare troppo a fare i preziosi. Ok. Fagli danza di piume. Vendetta questo. Potrebbe essere lotta. No, col cazzo. Calm mind. Minchia. Questo è un delirio. Se mi ha detto la volante potrebbe anche essere un elettro. Sembra assurdo sto Pokémon da scoutare. Questo è difficile. Adesso Burmi forse con... Che se è acciaio mi frega. Questo è il fatto. Porca troia, questo è acciaio. Ok, però solo Calm Mind azione. Ma che set di merda. Questo è non so come gestirlo. Riolu Ok, Riolu potrebbe essere Fire. Forse Frana. Potrebbe essere Fire, ma troppo difficile da dire. Cazzo, ho dovuto tryhardarla, ragazzi. Ho dovuto tryhardarla. Perché abbiamo rischiato. Se avete raccolto delle informazioni... Sì, ma non mi fido di voi, questo è il problema. Minchia, mi ha messo in difficoltà. Allora, sicuramente Spoink con le 8 e ci siamo. Gli altri mi hanno mandato in vacca. Cos'è successo? Bagon ci ha tenuto un po' di roba, no? Bagon ci ha tenuto la volante, se non sbaglio, di Utut. E poi... erano tutti dei non ghiaccio. Va bene, ma non lo segno subito. Bagon acciaio lo diamo, lo diciamo perché. Anche Missy Spillo, Coleomorso ha tenuto. Sì, Bagon è possibile che sia ghiaccio. Fammici dare un occhio. Allora, Bagon mi ha tenuto una volante. E una Coleottero, no? Potrebbe essere anche roccia per quanto ne sappiamo.
Che mosse mi ha fatto? Azione Calmind. Segniamo su Bagon. Possibile acciaio, possibile roccia anche però. Direi, no? Ha fatto vendetta. Però non può essere lotta perché si è preso la volante non molto efficace. Non può essere neanche ghiaccio. Togepi idem in realtà. Togepi idem non può essere ghiaccio. Togepi buio probabilmente. Gioco su PC emulatore oppure su 3DS? Gioco su Play 2. Ah, Togepi rivincita e garanzia. Vero, potrebbe essere un buio allora. C'è la possibilità che sia un buio. Non è detto però. Vengono ha preso non molto efficace con le otro, non è buio psicoerba. Sì. No buio, no psico, no erba e direi no anche elettro perché si è preso la neutra dal volante. E nemmeno coleottero. Beh, rimangono obiettivamente pochi typing e neanche volante. No, volante potrebbe essere, scusami. Coleottero anche in realtà. Scusami, non ha preso aerosol. No, no, coleottero no. Coleottero è giusta perché ha preso quell'altro sul volante e coleottero. Così dovrebbe essere ok. Perché no elettro? No, in realtà potrebbe essere elettro. Sono confuso io. Così dovrebbe essere ok. Minchia, lui era tosto. Adesso ce n'è uno ancora più forte. Considera, me li porto tutti all'11. Bagon potrà. Allora, però, Bagon Lord ci aveva vendetta, Calmind e azione. Direi che non abbiamo dati. Ma non considera. O è semplicemente Burmi che non ha mai combattuto? Stavo dicendo, non mi considera questa zona come interno? Evidentemente no. Interessante. Vai. Allora, sai cosa? Snover con scendineve ci frega. Potrei fare snover scendineve e poi magari switchare in Burmi appena possibile, così almeno non prendo il danno. Perché altrimenti ci logora. Vai, boss della Torre Sprout. Questi qua, ragazzi, dovrete intervenire un po' voi a scoutare, perché io faccio fatica se andiamo in sofferenza, ovviamente. Cioè, mi devo concentrare sulla lotta, questo è il senso. Io eviterei anche di esagerare troppo su questi allenatori qua. Tornado. Danno neutro, avvolgi botta. Prova a vedere cosa fa. No, vai di tornado, killalo. Di questo non so un cazzo. Ma va bene così, è Venomoth, non mi spaventa troppo. Ecco, potremmo scoutare quelli un po' più pericolosi in realtà. Non è ghiaccio comunque, Venonat. Che danno. Goldin non è ghiaccio. Drago potrebbe essere. Potrebbe essere drago acciaio per dirne una. Però aspetta. Sì, potrebbe essere drago acciaio per dirne una. Fai raggio Aurora. Pistola acqua, ok. Water. Difficile che tu sia water. Distrutto, non so niente neanche di lui se non che non è ghiaccio. Io insisto. Super efficace, ok, interessante. Col ghiaccio. Sono tanti typing, eh. Comunque non è ghiaccio nemmeno lui. Ok. Non è ghiaccio nemmeno Bidoof. Va bene.
Questo regge, polneve. Potrebbe essere ghiaccio. Ok, no, non è ghiaccio. Regge ghiaccio, ma non è ghiaccio. Acciaio. Fuoco. Fuoco, acciaio. Polneve lui fa. Provo a entrare di Beedrill. Sapevo che sarebbe andata a finire così. Forse acciaio, eh? Devo tirargli tipo pantano bomba. Sì, acciaio, Geodude. Geodude si direbbe essere acciaio, eh? Direi che i dati raccolti sono quello che sono. Sicuri che non è ghiaccio questo. Ok, ricapitoliamo chi abbiamo affrontato. Perché è tutto... Clefairy super efficace sul ghiaccio, certo. Allora... Tanto vi ricordo di iscrivervi al canale se la serie vi piace, se volete seguire il canale, e in generale, vabbè, ve lo consiglio, è il mio canale, cioè se non... Però sì, se volete iscrivetevi. Allora, Clefairy potrebbe essere tante cose. Potrebbe essere drago, potrebbe essere erba, potrebbe essere... Sì, però li sto mettendo come certi. Drago, erba, volante... Terra... Basta in realtà. Non è acqua. Non è ghiaccio. Non è acciaio. Non è fuoco. Poi cosa abbiamo trovato contro? Bidoof è sicuramente ghiaccio. Cioè, scusatemi, è sicuramente non ghiaccio. My bad. Bidoof è sicuramente non ghiaccio. Chi altro abbiamo affrontato? Goldin non ghiaccio, Venonat non ghiaccio. Dai. Abbiamo il nostro. Non trovo Goldin sul Dex, ve lo giuro. Uno dei Pokémon più utili alla storia. Eccolo qua. No ghiaccio. E quell'altro fallito di Venonat che diventa Venomoth, che anche lui è talmente inutile che non hai la più pallida idea di dove sia sul Pokédex. Eccolo qua. Anche lui no ghiaccio. Non abbiamo raccolto molte info, ma nelle lotte con i capi palestra tenderei a non raccogliere in generale info. Allora, prima palestra, signori. Poi direi che andiamo un po' avanti. In 2 ore abbiamo fatto la prima palestra e ci sta. Prima palestra. Oh, portiamo tutti all'11 intanto. Poi ovviamente cappati al 13. Valerio è abbastanza semplice sulla carta perché... Giga assorbimento, bello. Valerio sulla carta è abbastanza semplice, anche se il suo ace potrebbe crearci dei problemi. Bello, bello, sparato luce lunare. Vai. Dicevo, noi ora, se solo avessimo... Mamma mia, però oggi è in forma. Mamma mia, nemmeno la transition. Dicevo, se... Castore, sparati. Se avessimo dei Pokémon nel Dex, verrebbe introdotta questa regola. Secondo cui, siccome le palestre sono a tema, nel senso che avranno un typing specifico, così per renderle un po' diverse dal gameplay normale... Ma una volta affrontato il primo allenatore, e quindi si presuppone aver scoperto il typing, noi non potremo... Ho lasciato tutto al 10, sì. Noi non potremo cambiare team. Quindi a prescindere dal typing che c'è adesso in questa palestra, noi non potremmo cambiare team. Lascia perdere che non abbiamo Pokémon. Ovviamente possiamo uscire a curarci quando vogliamo. Vai, spero di incontrare dei Pokémon che già conosciamo, così almeno
Lo capiamo subito. Con Valerio saremo overlivellati su tanti suoi Pokémon, però... il suo Ace mi spaventa perché Pidgeotto potrebbe randomizzarlo in qualcosa di pericoloso, eh? Starly. Tipo volante. Easy. Proviamo a scoutarlo subito. Ok, buono. Per 4? Vedi se è Drago? No, acciaio, fra, non ci posso credere. Fra, ma quanti acciaio ci sono? E frustata era una per 4, quindi questo qua potrebbe essere acciaio e un altro typing, eh? Acciaio e poi uno che ti regge la erba, secondo me. Quindi acciaio veleno. Acciaio erba. No acqua sicuramente. No drago, acciaio coleottero, acciaio erba, acciaio veleno, acciaio volante. Acciaio coleottero. Starly potrebbe essere un acciaio coleottero. Lo scouting, non dico che parla chiaro, ma quasi. Allora, segnalo ipotetico, poi li segniamo per bene appena... Mi sembra legittimo dire acciaio coleottero ora. Acciaio sicuro. Il punto è, saranno tutti acciaio? Ok, shottato. Ditto. Mo lo capiamo se è acciaio o coleottero. Coleottero! Dovrebbe essere co... Palestra coleottero, secondo me. Sono tutti dello stesso typing, eh? Dovrebbe essere coleottero sta roba qua. Questo tira scarica. Ok. O erba alternativamente, lo capiamo da frana. Direi coleottero, ragazzi. Direi che sono coleotteri questi. Mi sembra molto probabile la teoria secondo cui sono coleotteri. Io inizio a colorare di verde Starly. Togli qua acciaio. No, acciaio Starly è quasi sicuro a sto punto. Dovrebbe essere coleottero quasi sicuramente. E poi manca quel pazzoide di Ditto, che dovrebbe essere tipo alla fine del Dex di Kanto. Allora, adesso c'è un bel modo per scoprirlo, secondo me. Buono, buono. Sai perché è buono? Sai perché è buono? Perché il nostro Ace può piegarlo in due, se ci va bene. Potrebbe sweepare. Sicuramente la palestra non è acciaio. Questa è un'ottima notizia. O è erba o è coleottero. Ma direi coleottero quasi sicuro. Super efficace. Super efficace. Non neutro perché è acciaio. Neutro. Ok, questo qua è il famoso Togepi coleottero buio. Dai, è coleottero la palestra, raga. Togepi avevano detto che era probabilmente era coleottero buio. Qui è una super efficace. Segna coleottero. Anche su Wingull. Palestra coleottero, ce la può giftare, eh? Questa è mezzo giftata, secondo me. Ce l'ha giftata perché è esattamente il nostro Ace. Se fosse stato ad esempio Terra, saremmo finiti nella merda. Perché Terra perdevamo il nostro Ace, che in questo momento è Beedrill. Ma qui Beedrill preme e fa. Che culo. Che culo. Ce l'ha proprio giftata. Dopo aver perso due Pokémon, palestra blessata.
Oh, adesso non vorrei dire, ma secondo me Beedrill Sweep potrebbe missare. Ovviamente porto al cap, schiamazzo. Pure tu. Mi interessa. Ma magari su bot per dargli un'alternativa. Bot non la usi mai. Vai. Togepi potrebbe essere buio con l'altro. Buio, se ribecchiamo Togepi, gli scoutiamo il buio. Se ci va bene contro il capo palestra, abbiamo qualcosa per... Trespolo, molto carina. A parte che mi dava lui l'MT. Togli la danza di piume comunque. Oddio, a parte che è frustata. Però ti aiuta a scoutare. Danza di piume è bella, ma preferiresti non giocarla, quindi la tolgo. Cioè, piuttosto switch. Ok. Snover, psicotaglio, bello questo. Beh, su abisso, è comunque una stab. Cazzo che bel Pokémon che ha Snover, eh? Molto carino. Cioè, mi diventerà Bomasno nel 15-18, però. Questo è un altro discorso. Scudo acido. Ma... ma la butto su Missy Spillo giusto perché ho Coleo Morso, eh? Non per altro. Ok. Allora, se Dio ce la manda buona, Beedrill prende e sweepa tutti. Se vediamo Togepi, Diego, grazie per i 5 euro di super chat. Grappo, buonasera, sono entrato ora. Ho appena finito. E è completamente cambiato. È proprio un altro file. Adesso lo vedete direttamente a schermo sotto di me. E basta. Questo è quanto. Oh no, aspetta, ma. Ho notato adesso l'easter egg di Gabriele. Wingull o Filippo, portaci in Europa. Possiamo fare un clap in chat a Gabriele, ragazzi? L'ho notato ora. L'ho notato ora l'easter egg di Opelippo, portaci in Europa. Grandissimo. Grandissimo, bello, GG, bravo. Bravo, molto divertente, apprezzato. Allora, se entra Togepi, vogliamo ragionare del tipo lotta, potremmo... Ecco, ma cosa gli fai? Gli entri di... però Coleottero. Potresti entrare di Snover, però metti la... Come glielo scouto il tipo buio? Perché con la... Cioè dovrei entrare di Snover, psicotaglio, però poi mi metto la heal, è un problema. Lui Coleo Morso, d'altro canto, mi tanca il buio. Però potrei entrare, faccio Coleo Morso, a quel punto so che... Esatto, cioè se Coleottero è neutra, io so che non è erba. Cioè so che potrebbe essere erba o buio o psico. E a quel punto posso provare a escludere erba e psico. Vediamo. Non è così importante, è un Togepi, però Togetic. Sapere che però Coleottero è già tanta roba, già sapere un typing è buono. Poi ce ne ricorderemo che qui con Fran abbiamo sweepato, quindi... Vai! Buona fortuna. Nice, ok. Easy call. Allora, vogliamo provarci? È il primo, siamo tranquilli, sappiamo le sue mosse, c'ha rivincita. Questo poi diventa Togekiss, è ottimo, eh. Allora, entra di Bellsprout. Garanzia. Coleo Morso, ho anche luce lunare con Bellsprout, quindi sono tranquillo. Coleottero su Coleottero e danno neutro? Coleottero su Coleottero è neutro. Potrebbe, sì, è quasi sicuramente buio. Secondo me possiamo dar per scontato che sia buio Coleottero. Togekiss buio Coleottero è un'ottima notizia. O io entrerei di nuovo in switch su... Oddio. Voglio stare... Questo qua è acciaio Coleottero, abbiamo detto. Fammelo stollare un attimo. Cozzata Zen con Beedrill dovrebbe essere gestibile. Comando scudo. Va bene. Franam. Danno neutro perché è anche acciaio.
Va bene, Togepi è quasi sicuramente buio coleottero, allora. Stario. È il suo ace, che culo. Ok. Figlio di puttana. Vabbè, dai. Però è l'ace. Non ho più frana, però. Non ho più frana. Questi sono coleottero. Vabbè, ma spennata teritrita uguale. Che situazione. Stario coleottero, Nidoran coleottero. E ancora Nidoran coleottero. Vabbè, ma GG. Ce l'ha giftata. Buono. Ottimo, perché Beedrill era importante che fosse sul pezzo. Grande. Occhio al Nidoran maschio qua. Ce l'ha giftata. Buono, palestra coleottero con questo Beedrill qua è stata veramente gestibile. E abbiamo anche ottenuto la info per cui Staryu è coleottero e anche Starmio, vi ricordo, cioè. Quelle sono cose utili in un secondo momento, ovviamente. Ok. Va bene. E Togepi confermiamolo, dai. Io Togepi ve lo confermo, facciamo... Mi assumo questa responsabilità. Secondo me Togepi è ufficialmente coleottero buio, dai. Direi di sì. Sicuramente è uno tra buio e psicoerba, ma due mosse buio, direi che è coleottero buio. Trespolo, va bene. Vediamo se qualcuno la può imparare, anche se ne metti molto buona Trespolo. Vai. Vediamo chi la può imparare. Beedrill e basta. Va bene. Staryu non è tipo che resiste roccia e Nidoran non è tipo che resiste volante. Vabbè, sì, ci sta. Segniamolo. Cioè, tipo Nidoran non resiste volante, quindi sappiamo che non ha un roccia, non ha un acciaio. Mamma mia, di nuovo. Ogni volta questo misclick. Non è roccia, non è acciaio. Non è... Non è roccia, non è acciaio. E d'altra parte Staryu non è terra. Non è acciaio. Fran abbiamo detto che non ha tankato, no? Il resto non è lotta. Ok, a posto. Anche Elettro su Nidoran, bravi. Bravi, Elettro è un typing importante da scoutare, eh? Mi sta driftando il joystick. Totalmente. Ok. Oh, piglia l'uovo. Tu, giusto? Sì. Vai. Ah, giusto. Certamente. Uovo che però sembrerebbe non essere randomizzato a sto punto. Facciamo un secondo test. Nel caso diventa cattura di Violapoli, dai. E ho preso Slugma. Se prendo Slugma devo droppare un altro Pokémon, frate. No, nel box dei morti, te l'ho gufata. Vai un attimo qua. E vai di qua. Via. Prendiamo uovo più Slugma e proviamo a schiuderlo in fretta. Se esce fuori Togepi sappiamo che le uova non contano, perché evidentemente erano static Pokémon, che sia importantissimo ai fini della... del tutto. Vai. Kimono Girls. Queste saranno un incubo. Queste saranno un incubo, ragazzi. Queste saranno un incubo. Ho ridotto rispetto ai 6 Pokémon che aveva ogni Kimono Girl originariamente. Ora sono a 3. Se affrontare 30 Pokémon con 6 Pokémon di fila senza poterti mai curare è semplicemente folle. No, non aveva senso. Non saremmo mai riusciti a vincere. 15 Pokémon è già più fattibile. Va bene. Sfruttiamo Slugma per velocizzare la chiusura dell'uovo. Vai. Ale. Il Togepi che esce dall'uovo non sarà buio con l'ottero. Ah, effettivamente. Nel caso non guardiamolo. Se è Togepi non dobbiamo guardarlo.
Non sarà semplice, però. Fai così. Salviamo e se è Togepi resettiamo, così almeno non leggiamo il typing e non ci assicuriamo al 100%. Anche solo per il content, metti che alla fine per congiunzioni astrali scopriamo che era psico. E dovessimo perdere un Pokémon per quella roba lì. Sarebbe incredibile, sai come viene fuori nel riassunto? Ma le nostre convinzioni cedono. Dopo aver costruito mattone su mattone le nostre certezze. Scagliamo una mossa lotta, convinti di fare danno neutro. E invece... Togepi regge per 4. Evviva. Reset. Vai. Uovo droppato e a mai più rivederci. Vai. Le uova non sono random. Metti in un box relegato per l'eternità. È stato un piccolo errore, però vabbè, direi che non inificia troppo il gameplay. Sapete cosa potrebbe inificiare invece? Non il gameplay, ma il canale. Il fatto che voi non vi iscriviate, iscrivetevi al canale. Ora, avete un cazzo enorme, per carità. Per carità, un pipo infinito. Però facciamo avere un pipo infinito anche al canale. Quanto siamo? 9350, dai che si arriva ai 9400. Forza! Forza, tanto siete costretti, non è che avete scelto. Bene. Quindi abbiamo ancora Violapoli come zona di cattura. L'amo dove si otteneva in questi giochi? Non mi ricordo niente. Tra poco, no? Si ottiene tra poco? Al centro Pokémon qua sotto? Ok, va bene. Quindi volendo la cattura Violapoli la possiamo fare. Considerato che per Valerio siamo tipo fottuti, rischiamo lo sweep. Io massimizzerei le catture, onestamente. Vai! Ascolta questa host, ragazzi. Cioè, ascoltate questa host, ragazzi. Voi lo sapete che questa host suonerà quando starò narrando questa challenge. E le frasi sopra saranno una roba tipo... Usciamo da Violapoli e ci dirigiamo verso Raffaello. O qualcosa del genere. Dopo aver fatto assaporare il sapore della... il sapore della montagna con le nostre frane a Valerio, è il momento di incontrare Raffaello. Non prima, però, di essere passati dal pozzo Slowpoke. È qui che incontreremo una tragica realtà. C'è dentro Kyogre a caso, non so. Vabbè. Andiamo. Questa non è cattura, perché la cattura io qui l'ho già fatta. Giusto? Assolutamente sì, però poi ho grotta di mezzo... E percorso 33. Più pozzo Slowpoke. Più volendo Violapoli. Quindi avrei 4 catture. Che io farei tutte prima. Io oggi chiuderei con le catture e con la preparing per Raffaello volendo. Perché no? Potrei andare anche a Fiorpescopoli. Magari a Fiorpescopoli a Borgo Foglianova ci facciamo un pensierino. Perché secondo me potrebbe servire. Intanto, nessuno ci imporrà di non scoutare. Skitty. Avevo già visto Skitty. Forse. Non mi ricordo. Però qualcosa forse... l'avevamo visto? Dove cazzo sta del Catty? Lotta, veleno o terra? Fai pantano bomba. Grande. Ok, scialla. No ghiaccio sicuramente. Boh, Snover, ti ripigli? Lotta, veleno o terra? Snover! Porco due, è veleno. Ho capito, ma hai trollato, fra. Hai trollato. Metti che non è ghiaccio sicuro. Smeargle
Non è un Pokémon che vuoi affrontare? Eh? Dentro. Furtivo Ombra. Spettrino? Intanto sicuramente ghiaccio. Spettrino? Andiamo a scautarlo con una normalona? Tre tartigli? Spettrino, dai. Yep. Spettrino non ghiaccio sicuramente. Nice. Buona questa. Gli spettri sono utili. Ora, sicuramente non Smeargle. Posso che Smeargle è un fully evolved, quindi sulla carta potrebbe apparire anche più avanti, ma molto difficile, onestamente. Perché ha delle base stats troppo di merda. Cos'è che vuole imparare? Ah no, niente, è livello 14. Ok. Swinub l'avevamo già visto. Vedi che iniziamo già a vederli. Vedi che lo scouting torna già utile. Mi pare almeno che Swinub l'avessimo. Roccia. Ah ok, siamo sicuri che è roccia. Per 4. Wait, roccia ghiaccio. Nice. Swinub roccia ghiaccio. Ok. Roccia ghiaccio, come lo posso assicurare che era roccia? Tirando un bel. Frustata forse. Non era roccia. No, si è tappato palla a gelo, non ci credo. Ecco, qua ad esempio abbiamo sbagliato. Non è roccia. Forse abbiamo segnato col verde qualcosa che era solo ipotetico. Strana questa cosa. Vabbè, sicuramente è ghiaccio. Non c'è dubbio. Forse ho miscliccato? Forse ho detto roccia ma non ho considerato l'acciaio? Ma l'acciaio non lo posso valutare. Soprattutto questo sta facendo palla gelo. Devo entrare per forza di Burmi a tankare. Allora forse c'eravamo. Non abbiamo considerato l'acciaio una volta. Segnalo come ipotetico. Ah, intanto abbiamo ghiaccio comunque. Spinarak. Ah, mena gli va. Ok. Tono pugno. Fai pugno scarica. Potrebbe essere roccia. Non è sicuramente roccia. Spinarak. Va bene. No problem. Spinarak non è sicuramente ghiaccio. Mi sembra. E non è sicuramente roccia. Il resto potrebbe anche esserlo. Qua il veleno mi avete detto che non mi killa. Quindi vado chill. Swablu, meno male che non è cattura. Qua il problema. Bravo, Swinub. Swinub, sì, Snover. Ciao, Swinub. Boh, impazzisco. Vai. Swinub non dovrebbe avere la vita che scrive la grandine? Non ha indifferenza? Ah no, vedi, lui può avere Mantelneve. Ok, no, stop. Stop, stop, stop. Swinub. Swinub l'abbiamo trollato. Buona osservazione. Swinub non è ghiaccio. Swinub non è ghiaccio. Swinub resettalo da capo, va. Ci stiamo confondendo. Mantelneve non è corpo gelo, eh. Un'altra cosa. Resetta da capo. Ripartiamo da zero con Swinub. Non abbiamo mai visto tutto grandine. Sì, fa niente. Resettalo, guarda, metti ghiaccio come ipotetico. Però con Mantelneve è troppo complesso dirlo. Swinub conviene ripartire da zero che... Siamo fatti trollare, evidentemente abbiamo sbagliato qualcosa. Vai. Perché anche questo può succedere, eh? Niente, ragazzi, io... Nuova spesa per lo studio, un nuovo joystick. Cioè, io non ho parole. Manco lo avessi lanciato, ti giuro che questo joystick qua... è... in assoluto il più longevo.
Eppure porco 2 riesce comunque a non funzionare. Questa cosa è incredibile. Vai. Ok. Vai. Bonsly. Ok, danno neutro. Sembra un danno da per 4. Un draghetto Bonsly per caso? Per caso Bonsly è un draghetto? Ok. È un drago e secondo me c'è un altro typing che resiste l'erba, tra l'altro. Ok. Fai... Dovrebbe essere un coleottero, forse. Anche uno... super efficace? Allora, aspetta. Snorlax mi interessa anche poco, onestamente. Perché tanto Glalie e cose diventano diversi. Però... subisce terra... tiene erba e drago è neutro? Cazzo di typing è questo? Veleno! Snorlax veleno semi garantito. Snorlax veleno semi garantito, raga. Zulmi ce l'avevamo già visto. Forse. Ah, mi ha detto che non era ghiaccio, ok. Switch a Snover che mi cago addosso. Non devo perdere Pokémon, molto importante questo dettaglio. Sgomento, Spettrino? Spettrino? Spettrino. Ok, Shroomish Spettro. Buono Shroomish Spettro, ottima scoperta. Quando vediamo una mossa spettro è ottimo andare a prendere subito. Anche fuoco? È vero, anche fuoco. Vero, allora aspetta. E chi cazzo era, scusatemi? Raga, chi era il Pokémon? Oh, andiamo a segnare Bonsly intanto. Tanto dovrebbe trovarsi su... dovrei riconoscerlo. Perché poi c'è... Sudovudo... che cazzo è Bonsly? Questi qua sono i piccini. E Pini, ma in Junior. Ah no, Cristo, è di qua. Che stupido. Oh, Bonsly Drago, intanto. Sicuramente. Snorlax potrebbe essere anche fuoco, abbiamo detto. Ripeto, Snorlax ci interessa poco perché tanto Glalie e Froslass divergono, quindi. Però mettiamolo. 1 e 1, 2. Va bene. No, non è che non ti voglio come amica, è che non ti voglio proprio. Di base. Allora, senti, fammi andare al centro Pokémon. Fammi andare al Pokémon Center. Beldum. Qua mi scliccato. Cioè, qua mi scliccato. Non mi ricordavo che fosse lì. Switcha. Minchia. Ma lo sguardo. Ne devo perdere un altro così. Fai la mossa più forte che hai. Non perdiamoci. Ok. Di questo non so niente. Ma volevo levarmelo. Oh, Swinub aveva una terra. Potrebbe essere acciaio per quanto ne sappiamo. Ma io Snover non lo posso mandare. Anzi, se è acciaio è un problema perché non lo tocco. Scusa, fai Trespolo magari. Divieto. Ok.
Ok. Però, raga, palla gelo come mossa c'ha. Raggio Aurora, danno neutro. Pugno scarica super efficace. Cazzo, ma io glielo segno, ghiaccio. Verrebbe da segnarglielo, ghiaccio, ma... Ok, super efficace, Trapinch. Vai un attimo da Trapinch, che me lo ricordo subito. Trapinch, tell key. Segna che Trapinch potrebbe essere un po' di cosa. Potrebbe essere terra, potrebbe essere erba, potrebbe essere drago. Potrebbe essere... volante. Ha intuito nient'altro. Sì, raga, non lo colpisce, ma non ci posso credere che non mi ascoltate in live. Amante il neve come abilità. Zwinab è un casino perché amante il neve. Però, cazzo, mi sembrano tanti gli indizi per il ghiaccio. Segna ghiaccio, eh. Chi era l'altro che abbiamo incontrato, invece? No, la grandine non conta del tutto, è quello il fatto. Però conta il fatto che hai comunque... ha una stab ghiaccio, il tuo pugno scarica è super efficace. Lui potrebbe avere un typing che resiste il ghiaccio. Aveva Mud Slab, potrebbe essere ghiaccio terra invertiti, eh. Sì, Umberto, non è vero quello che dici. Cioè, cerca su una wiki, porco Dio, qualunque, e scopri che non è vero. Cioè, lo so, sono sicuro, 100%. Mantel Neve ti rende anche immune alla Hail. So benissimo. Basta una ricerca su Google, ragazzi. L'ho fatto prima io, per essere sicuro al 100.000%. Cos'altro abbiamo affrontato? Beldum. Beldum troppo complesso. Ale. Ma tra l'altro l'ho detto 3 secondi fa di Mantel Neve. Assurdo. Swinob è fuoco ghiaccio garantito. Era debole a terra e leggeva erba. Non può essere. Ok, GG. Skippato. Tu sei un coglione. Tu non c'è il tizio, no? E tu sei il tizio dell'amo, no? Ok. Buono. Bene. Ok. Oh, abbiamo un po' di lotte da fare, ma io ti direi... prima di fare le lotte... facciamo 2 o 3 catture. Allora... ma se io vado di qua... e lui mi becca, oppure... grande. Ok. Vado a fare una cattura con la pesca a Violapoli, perché ho bisogno di Pokémon, eh? Anche perché catturare Pokémon ti dà scouting, quindi... è un'ottima cosa. Abbiamo già le Mega Ball. Che se ho le Mega Ball è una cattura, non dico garantita, ma... non ce l'abbiamo. Cioè, ne ho una in realtà. La tirerò quasi sicuro. Vai. D'accordo. Prego. Vediamo un po'. Che cosa ci regala il videogioco? Forte, dai. Allora. Se ha pure power... se ha pure power... huge power... Meryl... non terribile. Cazzo. Set di merda. Che typing di merda, però.
Che ti devo dire? Vai a segnare sto scandalo. Veleno erba. Scusa, è brutto in culo. Sì, Riccardo, va bene, ma io non posso segnare ogni singolo Pokémon tutto, fa niente, non mi posso mettere a segnare ogni cosa, sennò è finita. Grasso Spess. Puro gelo, gemmo forza, veleno denting. Questo fa cagare all'inverosimile, eh? Tickfet, sei ingiocabile. Cioè, per carità, Azumarill. Quasi quasi vado a fare le catture anche a Fiorpescopoli e a Borgofoglianova, raga. Ma io non ho detto che abbia lo stesso typing, no? Falso. Ah, tu dici per il cambio di typing, no? Ok, era un dubbio più legittimo di quello che sembrava. No, ha lo stesso typing identico. Due debolezze in meno con la natura. Cazzo, è vero? Vabbè, sì però. Io faccio tutte le catture ora, che ho bisogno di Pokémon. Tanto essendo randomizer cambia al giusto farle ora o dopo, non lo sai. Non abboccano. Unlucky. No, è vero, grasso spesso per un'erba non è male. Preferivo Huge Power, perché è comunque difficile giocarlo. Però. Che livello ce l'hai, Furret? Rischia di essere un altro erba, sto coglione. Salazzo il wannabe questo. Minchia ragazzi, Valerio e Raffaello sarà un parto. Raffaello sarà un parto. Dai. Ok. Ok, vi stupirà, ma questo è ottimo. Questo è Butterfree. Questo è ottimo. Questo è un Butterfree. Questo è da tenerci stretto. Cioè, questo potrebbe essere una svolta. Questo è Butterfree, gran Pokémon. Ottimo. Ottimo, 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 ottimo. Ah, cazzo, al borgo forse risulta lo starter. Minchia, mi fa venire il dubbio. Non è laboratorio? Aspetta, provo a prenderlo. Poi... Forse ci avete ragione, cazzo. Forse qua te lo conta come borgo foglia nova, non come laboratorio. Minchia, non lo riesco a prendere comunque, incredibile. Non shottarlo, ti prego. Ok. Buio veleno. Minchia, solo veleno ho trovato. Fai vedere lo starter. Cosa segna? Sì, Borgo Foglia Nova. Ok, allora no. Porca troia, però Metapod non vale. Che Rosic. Metapod non vale. Ho pure rischiato per prenderlo sto idiota. Ai ai ai, va bene. Ci sta. Merda, era proprio buono Butterfree, eh? Tra l'altro ho segnato Metapod così. Vabbè, l'ho beccato, raga, ci sta. Non potevo farci molto. Libera e mi segnerò il suo typing. Sì, questi sono degli errorini. Vabbè, non dovrei farli, però che cazzo posso farci? Cioè, non invalido la mia challenge perché ho scoperto il typing di Butterfree. Veleno drago ho messo, ho sbagliato, veleno buio. Visto di sfuggita prima. Cazzo, Butterfree era proprio utile.
Ottimo, fiele punta. Ottimo, fiele punta. Fiele punte eccellente, ragazzi. Il problema è che... no, il cazzo. Non è eccellente. Sai perché? Perché Raffaello starta con il suo ace, che è una cosa assurda. Allora, per Raffaello sarà fondamentale capire il typing perfettamente in palestra. Cioè, dobbiamo beccarlo al 100%. Perché poi dobbiamo essere bravi a killare Scyther. E secondo me ci lasciamo giù... Non scherzo quando vi dico che secondo me ci lasciamo giù due o tre Pokémon. E poi sweepare il resto che dovrebbe essere randomizzato in una merda. Ma Raffaello sarà un dito nel culo e dobbiamo anche cercare di... Come dire... Mantenere alcuni Pokémon per Chiara. Perché per Chiara quante catture ho? Sto pensando... Bosco dei Lecci, percorso, 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 parco nazionale. Beh, ne ho 5. Ne ho 5. Al parco nazionale forse si trova anche qualcosa di interessante. Forse mi concentrerei più su Raffaello che su, Chiara, che è... Filo più... che i cap sono proprio bassi. Quindi l'early game è tosto qua. Ma lo sappiamo, è Heart Gold. Vai. Hai un sacco di Pokémon per capirlo. Prima ce ne sono serviti due. No, lui starta con Scyther. Allora, volevo prendere il Pokémon della grotta in realtà. Io prima di ogni altra cosa. Beh, questi item qua non mi pare che fossero particolarmente utili. Nel caso usiamo un HM Slave di quelli morti. Voglio prima fare la cattura qua. Poi dopo ragioniamo i pescatori. E secondo me... vediamo che ora facciamo in realtà. Azzalina con botte in testa. È vero, ci sono anche i botte in testa, giusto? Dai. Oh, forse... No, beh, allora con Valerio cerchiamo di dar frutto a tutto. Nato. Un altro che si evolve... Si evolve... Minchia, mi ha messo rotolamento. Mettigli Wismur in bocca. Che te lo tanca. Carino. Non è male come typing. Xatu. Ma anche questo, ragazzi. Sì, veleno, ciao Spettro. Questo è carino, per carità. Però... Noi avevamo... Quel Metapod lì sarebbe stato utilissimo. Comunque posso dire che prendere... belle mosse. Posso dire che prendere... Coso. Come si chiama? Beedrill. Come starter è stata la giocata della vita. Beedrill come starter è stata la giocata della vita. Allora, unica cosa. Fammi vedere se uno di loro prende spaccaroccia, così almeno... Vediamo, non è detto, anzi è molto difficile, però. Che culo. Vai, Slugma. È tuo. Poi Slugma diventerà il mio HM Slave, prima facciamo gli altri allenatori. Uno e uno, due. Vai, facciamo gli allenatori che dobbiamo recuperare, magari portiamoci tutti al 14, mi sembra abbastanza fattibile. Anche l'ombra serve, lo so, ragazzi. Cazzo vi devo dire. Ho sempre Beedrill, che è una certezza granitica. Noi per il 17 non abbiamo nessuna di queste evo. Abbiamo... Lui si evolve per amicizia? O per livello? Sembra per amicizia, tutti i baby, no? Sì.
Guarda, lui è buono per Chiara, perché al 18 hai Azumarill. Lui è buono per Chiara, che al 18 c'è Azumarill. Lo lascerei da parte, lui non lo giocherai mai. Lui ce lo teniamo buono per Chiara. Azumarill è buono. Può fare bene su Miltank. Il resto è quello che è. Cercare di costruire un team il più variegato possibile. Scendineve into Burmy mi sembra un'idea simpatica, sicuramente. Lascerei a casa Bellsprout, che è completamente inutile. Wismur sarebbe un altro acciaio. No, Wismur ne ha due, è buggato. Potremmo farci Sentret Exatu. Anche se sarebbe doppio fuoco. Fai magari... Lui cos'era? Coleottero veleno. Paradossalmente dà più varietà a lui. Fai così. Sì, Sentret ha un typing. Natu è migliore di Furret nel caso. Quindi fai così. Li porto tutti al 14, eh? Secondo me ci può stare. Vai. Snover. Ok. Abbiamo solo una cattura. No, due. Due catture ancora. Ruota fuoco, ottimo. Leva Fango Sberla. Ruota fuoco, mossa simpatica. D'accordo. No, non voglio usare fiele punte. Voglio usare... La stavo pensando per... Per Raffaello, ma tanto Raffaello starta con il suo ace, quindi è inutile. Raga, vado un attimo in bagno, poi facciamo gli allenatori. La mia idea sarebbe quella di, tipo, finire oggi facendo tutta la quest del Team Rocket e poi avere Raffaello come inizio della prossima live. Però prima devo andare a fare la piscio, quindi arrivo. Ok, sì, così mi muto, figo. Audio. E rieccoci qua. Bentornati, amici. Vai. Snover into Burmy. Call per scoutare roba. No, non sono più mutato. Ora sono giusto, sono sicuro. Vai, posto. Ma guarda cosa è successo al videogame. Ma poi, capito che io poi magari voglio fare delle riprese di questo gioco per farci un video. Oh, Burmy. Ottima notizia. Va bene, Pantano Bomba lo ammazzo. Nice. Ok. Stesso typing, ovviamente. Cazzo, mi ha dato tutti... Vabbè. Azzi, questo allenatore qua... No scouting per lui. No, la conchiglia la prendo prima di andare in grotta, adesso. Anzi, prima fammi affrontare lui, magari. Così almeno me lo levo. Oh, Pip. Oh, l'esempio che ho utilizzato prima. Frustata. Danno neutro, vento gelato, aia, potresti essere ghiaccio volendo. Potrei switcharti dentro Burmy, mi sembra abbastanza studiato sulla cosa.
realistico credere che sia un tipo ghiaccio. O è un tipo ghiaccio o è un tipo acciaio. C'è una ghiaccio, perché non dovrebbe essere ghiaccio il campione. Aspetta che questo c'ha 5 Pokémon. Su quelli che hanno 5 Pokémon magari adoperiamoci subito. Ha preso danno dalla grandine? Non ho visto. Perché lì fa tutta la differenza. Se no so che è roccia. No danno dalla grandine? Allora GG. Oh no, di nuovo tu. Di nuovo tu. Terra, drago, acciaio, erba. Prova a raggio Aurora. Terra, drago, acciaio, erbo, ipotizzato. No ghiaccio. Sicura terra, drago, acciaio, erba. Minchia, tutto sbagliato. Potrebbe una combinazione strana lui. Potrebbe essere una combinazione di più typing. Difficile rifletterci sopra. Zigzag. Ok, pugno scarica danno neutro. Store di pugno, non mi confondere. No ice. No, fra per 4. Ok. Potrebbe idealmente essere lotta. Sicuramente non è ghiaccio. Potrebbe essere lotta, unica cosa. Slugma. Fuck. Drago erba. Ok. Surskit, questo non l'ho mai visto. E Switch, avrei c'ho paura. Buttaci dentro. Boh, sì, Utut. Vai. Ok. Danno neutro. Ah, posso ancora darci un occhio, però. Bolla. So un cazzo di questo. Vai. Zigzag un potenziale tipo lotta, bro. Non lo sappiamo, ovviamente. Vai. Poi sì, di Surskit possiamo dire qualcosa. Però vabbè, raga. Adesso se devo segnare letteralmente ogni combo di typing non ci smuoviamo più. Possiamo segnare sicuramente che non è roccia, sicuramente non è ghiaccio, sicuramente non è terra, sicuramente... No, perché prendeva neutro in realtà. No, ma potrebbe essere una combinazione di typing, che cazzo. Se c'è scritto no acqua, da neutro, da erba. Se ci pensi, Walter, però, potrebbe essere tipo un'acqua erba. Infatti io ti stavo ascoltando ma mi hai sviato. Non è così. Non è detto che sia così, più che altro. Oh, questo qua ha 6 Pokémon, me lo ricordo benissimo. Cioè, nel senso, in questa Roma ha 6 Pokémon perché sono tutti Magikarp. Ok, Tyrog. Ho visto qualcosa di Tyrog, no, vero? No, non credo proprio. Non credo proprio. Eccolo qua, Tyrog. Sì, fai frustata. Non molto efficace. Etere lama. Il danno è davvero infame, eh. Aia. Potrebbe essere un po' di... Potrebbe essere qualcosa come coleottero. Non è... Sai che non è terra, sai che non è roccia. Potrebbe essere un drago. No, drago no, difficile. Deve essere un drago acciaio per essere drago. Frustata. Questo fa male. Crit. Ok, ho paura di priority strane. Entra di Burmi. Mentre Tyrog, scusami ancora, potrebbe essere... erba. Questo potrebbe essere buio sulla carta. Ma non lo sapevo mai. Mazza. E Pini potrebbe essere buio. E Pini che vuol dire chance, eh?
Vai. Sì, dot. Super efficace, buono. Ok. Ok, Seedot però può essere tutto quello che è debole a ghiaccio. Quindi potrebbe essere drago, potrebbe essere terra, potrebbe essere erba, potrebbe essere volante. Va bene. E poi Iglybuff. Non molto efficace. Però pugno scarica. Acciaio. O acqua. Acciaio o acqua, sentimento. Ok, livello 15 per Burmi. Geoforza, grande. Ralz è il celebre, no? Di Ralz avevano detto qualcosa. Anche se forse. No, non avevano detto un cazzo di Ralz. Ma invece sì, coleottero, psico, veleno, volante. Coleottero, psico, veleno, volante. Geoforza. Leva volante. Volante sicuro non è. Ok, vai, il mio l'ho fatto. Buono. Vai così. Poi raga, di informazioni da raccogliere ce ne sono un sacco. E noi ne raccogliamo, cioè nel senso, vi ripeto, se ci fermiamo ogni singolo Pokémon a riflettere è finita. Raccogliamo dati comunque alla fine più immediati. Ah, è nato, scusami, fuoco spettro. Quindi pantano bomba, lo one shot. Ok. Cazzo, questo è forte. Minchia. Ah sì, è vero. Segniamo che non è sicuro volante che è Ralz. Questo è tosto. Minchia. Minchia. Ghiaccio, Shieldon. Ghiaccio, e scusami, io gli ho tirato tornado e l'ha retto. Quindi questo qua è ghiaccio acciaio. Ok, vabbè, non male in realtà. Siamo d'accordo che questo è 100% ghiaccio acciaio, no? Non prende la hail e regge drago. Dai, drago pulsar mi crit e mi tira giù, eh. Io sto facendo drago pulsar, ghiaccio acciaio, tut no, non dentro. Ghiaccio acciaio, Sentret in teoria dovrebbe mangiarselo. Ok. Bravo Sentret. Ok, GG. Psicodrago. Psicodrago, psicodrago. Minchia, psicodrago. Psicodrago con le mie mosse, tra l'altro. Quindi, frustata tornando pantano bomba, psicotaglio. Beh, Sprout soffre. Approssimativamente dico con le mie mosse. Forse Utut se lo gestisce. Vai. GG. Ottima play. Questa si tanca. Ok, vai. Non mi siamo cagate. GG. Ok. Ottimo aver scoperto Shield. Cazzo, Shieldon è il primo Pokémon. Niente. Controller. Shieldon è il primo Pokémon fortino che becchiamo. Quanto ha di BST Shieldon? Avrà 3,50, no? È tosto Shieldon. Grazie Catalzer per la tier 1. Beccati sto bacino. Avrà le stesse BST di Omanyte. Quindi dovrebbe essere sul 3,5. 350, ma quanto sono forte, ragazzi. Spaccate 350 Shieldon. Va bene. Credo che sia per ora il più forte che abbiamo beccato. Anche Staryu del capo palestra credo che fosse meno forte. Ecco. Queste sono cose che se succedono potrebbero metterci un po' in allarme. Occhio a Snover che sta livellando un po' troppo. Magari switchiamolo subito. Sfruttiamo solo scendineve per ghiaccio a sto punto. Beedrill è tua. Fai le normali che magari becchiamo. Dicevo, magari becchiamo. Avevo letto ghigliottina. Becchiamo grido di lotta. Cioè becchiamo, scusatemi, quelli grido di lotta sono andato insieme.
Becchiamo gli spettro oppure i roccia slash acciaio. Cioè qua adesso lo sappiamo sicuro che lui è un roccia slash acciaio. Cherubi. Beedrill in realtà è molto carino per scoutare. Se contro i tartigli becchi dei typing sai già molte cose. Questo è roccia barra acciaio. Sentret dovrebbe essere un buon uomo. Da questo punto di vista, no? Ah, bastardo. Ha un secondo typing che non so quale potrebbe essere a sto punto. Questo mi fa cappa tutto. Dai, vabbè. Segno però che sicuramente è un roccia barra acciaio. Non può essere nient'altro, eh. E che sicuramente tra l'altro non è spettro, già che ci sono, neanche ghiaccio. Gulpin. Vabbè, ormai siamo qua. Sabbio tomba. Super efficace. Potrebbe essere una serie di cose, Gulpin. Abra, switchiamo, che siamo un po' conciatini. Entra Dio tutto. Se è Razor Wind, magari è normale. Tutto Razor Wind. Sì, bel danno di sabbia tomba, vero? Gulpin, vado a darci un occhio super veloce. Tutto ciò che è debole al fuoco, volendo. Quindi potrebbe essere erba, potrebbe essere coleottero. Mi sembra che abbia preso danno dalla hail, quindi non è ghiaccio. Oddio, acciaio, ecco cosa mi mancava. Vai Abra, tiralo giù con... Ah, questo qua abbiamo detto forse normale, eh? Ma come te lo scout io al normale? Non posso. Ma resta con uno tutto, va. Fai rosoio. Brutto colpo non molto efficace. Potresti essere un roccia. Sono stato. Potrebbe anche essere un elettro per quanto ne so, Abra. Ok, Spoink è il famoso coleottero, no? Minchia, si è tenuto. Coleottero elettro, maybe. Beh, fallo fuori. Fallo fuori. Ok. Abra ipotizzo un mezzo elettro, eh? Potrebbe darsi, però. Mettiamo proprio come ipotesi. Vai. Se dubbi sull'acciaio, perché non uso il veleno? Potrei farla. È che switchare dentro sto Bespe o te rega mi fa impressione. Cioè, una merda. Ok. Vai. Allora. Qua abbiamo un po' di allenatori, eh. Abbiamo il tizio qui. Sì, devo stare attento al capo, sto livellando tanto. Cioè, anche senza fare... Anche senza rare candy, praticamente. Cicurita! Frustata. Non molto efficace, giga assorbimento. Vedi se è tornato Decretal Drago. Ok, direi di no. Potrebbe essere allora un coleottero o un'erba stesso. Pantano bomba dovrebbe dirtelo. Forse erba. Ha detto erba, ma non è né acciaio né drago. Rimarrebbero coleottero, erba e veleno. E volante, ma volante non può essere perché è entrato. Aspetta, pantano bomba era... Pantano bomba ha fatto danno neutro, raga. Allora, regge a... oh, però, regge a erba e quindi sono questi. Anche fuoco. Però, drago non può essere. Cioè, almeno, ipotizziamo che possa non esserlo. Acciaio nemmeno. Cioè, danno neutro. Volante sicuro no. Troppo complesso da dire, sono troppe opzioni. Svuoto tutto tranne dire che non è volante.
Sono troppe opzioni. Qua c'è sicuramente un doppio tipo che ci frega dietro. 100-100. Ok, danno neutro. Ok, di questo non so un cazzo. L'uomo starter lui, eh. Ok, non molto efficace, drago. Puzza di acciaio sta merda. Facciamo come dicevate voi, Bellsprout. Nice, acciaio. Trico acciaio garantito. E non tipo ghiaccio. Trico acciaio garantito. Se il coso collabora, sicuramente non tipo ghiaccio. Buono. Belle slap che ho preso, eh? Non male. Oh cazzo, non c'è il repellente. Terribile. Vai. Ah ecco, prendiamo la conchinella, giustamente. Fai così, guarda. Prendi un attimino Il tuo spaccaroccia slave. Non è neanche HM slave, perché non lo sai. Prendi il tuo spaccaroccia slave e vai qua, Ale, e ridroppalo. Mamma mia, ragazzi, la prossima stream sarà delirante, secondo me. Raffaello rischiamo di perdere davvero. Ora, uno la run, due, dipende cosa gli dà, perché gli può dare Gengar. E noi lo dobbiamo tirare giù con la Little Cup, praticamente. Tremendo. Sergio Drago per forza acciaio. Ah, cazzo, è vero, c'hai ragione. Ci sta. Ah, è vero, non aveva senso il doppio check. Qua è pieno di allenatori, eh? Ah, però con Surf li puoi fare questi. No, ok, giusto. Porre cinito Sword Gold, eh? Stavo peggio. Vai, Snover. Givaci gli acciaio. Tre Pokémon. Porygon. Non molto efficace. Ok, danno neutro, non è... Merda! Fuck. Tornado mi ha fatto. Entra qua. Ok. Troppe poche info, né? Merda, questo c'ha Onix. Ok, Beedrill, devi fare il massimo, eh. Questo è rischiosissimo. Aspetta, Beedrill l'avevamo beccato, però. Non ghiaccio. Fatto Specul mossa. Ah, ok. Ci sta. Merda. Mamma mia. Viene da pensare che sia uno spettro questo. Poi provo a tirargli tritartiglia. Spettro, 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 1000x. 1000x, spettro, dai. Però mi ha fatto un danno atroce. 1000x, spettro. Buttaci Burmi. Ok. Questo dovrebbe essere il quarto destino obbligato. Quinto destino obbligato. Ma lui è probabilmente più velocità. Furtivombra. Ok, gestito. Gestito, 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 gestito. Bidoof, viva del spettro, dai. Porca troia. Tremendo questo, eh? In questa sezione del game un problema. Lilip. Allenatore. Terribile questo, eh. Entra di tutto. Ok, spettro anche questo. Dovrebbe essere spettro anche lui. Come ti scouto?
lo segnerò come ipotetico. Didens, mamma mia. Fra, questo è un casino. Questo è un casino. Questo è un bordello. Fatto furtivo ombra, ributta Burmi. Drago. No. Ok, dai, che un coglione. Grandine giù. Ok, potrebbe essere tante cose questo Pokémon. Porca troia, ma chi cazzo era sto qua? Ma che cazzo gli ha randomizzato? Segna solo che non è Drago. Gli altri dalle mosse non capisci un cazzo. Porca troia, ma chi era sto folle? Gli avrà randomizzato Onix. Ma gli ha dato Bibarel, raga. Bibarel è un 400 BST. Clamoroso. Non poteva essere Spettro Drago. Avessi tirato Aurora Beam sarebbe stato diverso. Ma non può essere quello che dite voi, raga. C'ha senso. Allora, senti, mi piacerebbe fare una cosa. Cioè, arrivare alla fine. Perché non ho i repel. Voglio andare a prenderli. Qua ricordiamoci che ne ho skippati due. Minchia, tre. L'ho distrutto. L'ho distrutto, il bro è stato annichilito. So neanche come ho fatto. Ok, dovrebbero esserci tre allenatori da fare. Più forse uno qua fuori, sì. Quattro. Ok. Perché sto prendendo le Geekock, raga? Oh. Vai. Cattura. Percorso 33. Fai fine il repellente. Dai, fra, buono. Deve essere buono questo. Non mi ricordo cosa avevano detto di lui. Avevamo già beccato. Andiamo. Minchia, che typing. Cosa avevano detto di lui? Cherry, me l'avevo visto, eccolo qua. Acciaio l'avevamo ipotizzato, Drago no. Acciaio l'avevamo preso. Avevamo ipotizzato un roccia, invece era un drago. Ci sta. Cherry, ma che livello ce l'ho? 25. Minchia, questo qua ce l'ho per Raffa e per Angelo. Codiaz. Qua gli passi qua sotto. Ok. Vai, almeno Azalena. Team Rocket. Vai. Occhio a non triggerare la lotta con il rivale che facciamo tassativamente. Dopo... Che il rivale può essere bello tosto. Facciamo tassativamente dopo Raffaello. Tassativamente. Non esiste farlo prima. Va bene. Allora. Io direi prima gli allenatori e poi il pozzo, no? Streamo fino alla una, ma in generale fino a che non ho la strada spianata per Raffaello. Direi che quello è il nostro limite. Vai, facciamo lì al contra... aspetta, fammi andare a comprare roba. Ero venuto qui per questo. Per massimizzare il tutto. Vai. Ale. Facciamo tutti questi allenatori qua, vai. Vediamo un po' com'è questo. Se non fai il Team Rocket non spunta il rivale, crapo. Puoi andare al bosco. Adesso faccio il test così vediamo se hai ragione o no. Questo qua cos'era? Veleno Drago, se non sbaglio, no? Ho scammato lui, non dovevo controllarlo. Shellos, switchiamo. Fai Beedrill. Beedrill è utile. Non in questo caso, però. Desiderio, va bene.
Frana ti potrebbe dire se tipo tarro. Invece ti dite, ti dice che è un dice che è debole lì. Ok. Si è preso Tritartigli e Frana. Vabbè, potrebbe essere, può essere tutto ciò che è debole alla roccia. Può essere un fuoco, può essere un ghiaccio, può essere un coleottero, può essere un volante. E ti direi basta. Smucium, non ne ho idea, ma sempre Tritartigli è una buona idea. Oh, guarda qua. Sicuro non spetto, tra l'altro, Shellos. No, ho fatto un danno. Ok, no, non troppo. Guarda qua che bella giocata che abbiamo fatto. Vai a prendere quel coglione di Smucium e segna che è uno spettro di merda. Nice. A ghiaccio no danni, Smucium. Ma chi, quello di prima? Shellos? Ottimo. Ah, me lo scrivete in tre, mi fido. Non molto efficace. Aia. Ah sì, si vede che è uno spettro. Shellos, allora vado a segnare che ghiaccio. Aia. Funesto vento, non lui magari. Spennata non molto efficace. Spettro elettro. Spettro acciaio. E spettro roccia, direi. Potremmo provare a mandare Bellsprout a fare acido, vedere che come reagisce. Ok, elettro, palese. Fammi accertare. No, minchia, ma il cazzo, switch, qua Bellsprout muore. Elettro palese, dai. Fai questo per scongiurare roccia. Vai. E poi di nuovo lui. Muore. Allora, Smucium direi spettro elettro. E poi abbiamo detto Shellos. Segnare anche ghiaccio. Oh, proficuo. Proficuo, ragazzi. Nice. Vai. Quasi sicuramente elettro. Ha proprio le mosse giuste. Vai. Buono. Allora, adesso salviamo. Se non fai il Team Rocket non arriva il rivale. Io non ricordo questa storia. Ci avete ragione. Allora faccio la cattura al bosco dei lecci pure. Sono arrugginito su Hard Gold, eh? Un pochino. Cattura. Fra, dai, no. È letteralmente inutile. Ci abbiamo capito un cazzo di sto Pokémon, eh? Non ci abbiamo capito nulla. Ma sai zero? Coleottero erba. Via. Va bene. Cambierà typing lui. Sì, confermo. Tra l'altro mi stavo andando nel box dei morti. Evviva. Vabbè, un po' di Pokémon li abbiamo farmati, va là. Il problema è che sono tutti dei minion. Dobbiamo sperare che ci gifti la palestra con Beedrill, raga. Sai che volevo fare? Allora, sì, sono d'accordo con voi. Giochiamo Beedrill. Perché Beedrill ci aiuta a delle mosse che ci possono aiutare a scoutare alcuni typing. Cioè, becchi lo spettro, becchi roccia, becchi gli acciaio. Interessante. Giochiamolo un po'. Allora, qua dovrei averne skippati tre. Ivi. Ah, questo qua è inutile. Questo scoutarlo è completamente inutile. Ah,
Comunque è un tipo elettro 100%. Siamo d'accordo, no? Questo non può che essere un tipo elettro, perché se normale non hit acciaio con le otto e volante, però non hit elettro, può essere solo elettro. Ivi è 100% elettro. Elettro regge acciaio perché smucci ma retto pugno scarica, penso sia acciaio. Ma se elettro regge acciaio, può essere anche acciaio, no? Vabbè. Beldum, di Beldum avevamo detto qualcosa. Ma forse non avevamo cavato fuori niente. Vediamo se caviamo fuori qualcosa ora. Danno neutro, ma lo sguardo. Frana. Terra. Obbligatorio. Frano non è molto efficace su acciaio. Su terra. Anche lotta. Ok. Oh, potrebbe essere anche un doppio tipo. Lotta barra terra, ma terra più probabile di lotta. Electrike, questo era erba, avevano detto, no? Conferma? Yep. Ok. Ah, sì, sicuramente non spettro, Beldum, giusto? Non spettro. Credo che... Oh, più probabile terra. Quasi quasi lo metto colorato così. Deve avere un typing secondario, ma dai dati che abbiamo, secondo me è buona probabilità che sia terra. Mettilo dallo... Dallo per certo, mi vado a rischiare qualcosa qua. E lotta, segna che è anche possibile lotta, però segnalo. Vediamo di ricordarci. Che su Metang lo abbiamo segnato verde perché è superiore all'altro, però c'è un po' di incertezza ovviamente. Perché ci sono i secondi typing che dovresti mescolare assieme. Vai. Qua prendi gli item, pozione, sono inutili. Beedrill ottimo per scoutare perché non vai in paracon. Ok, va bene, questo vogliamo confermare che è elettro. Beat up. Elettro 100%. Spoink, quel coglione coleotterico. Buttaci Beedrill che ha spennato, va. Ok. Fuck. Vabbè, è al 6, eh. Ok, tritato. Questo fa malissimo. Switch, che se questo qui attacca è un casino. Calcio rullo, ma mollato. Entra di Bellsprout, va. Ok, ha intuito, è un lotta questo, eh. Questo ha intuito un lotta. Il danno era anche tanto. Vai, ecco le morse. Seal non molto efficace. Ok. Interessante. Sembra anche una sta buona, eh. Sì. Dovrebbe essere veleno, Seal. Dewgong dovrebbe essere in fondo al Dex, no? Abbastanza. Cazzo. No, non è così in fondo. Si tanca sia coleottero che veleno. Potrebbe essere sicuramente veleno. Terra maybe. Non è sicuramente acciaio perché l'abbiamo hittato con il veleno. Broccia con le 8 danno neutro. Potrebbe essere questi due typing, secondo me. Vai. Non hanno preso la grandine. Ma a me sembra che l'abbiano preso, però vabbè.
Ma sembra proprio che l'abbiano preso. Magari ho le visioni io. No, aspetta. Facciamo che mi curo con le pozze, va. Tanto posso farlo, voglio dire. Vai. Forse anche Spettro, sì. No, però Spettro non può essere, abbiamo detto, no? Ah no, però non è, no, non è lui. È acciaio che non può essere. Taylor. Vabbè, questi qua sono dei bot. Sa che vengono shottati. Non è molto efficace. Ok. Ottima info questa. Mezzo regalata anche, ti dirò. E Taylor avevamo già segnato che potesse essere acciaio. Un altro indizio per l'acciaio. Segna anche roccia in caso. Sabbia fiume lui. Ho missato tritartigli. Cazzo, sabbia velora. No, ho fatto missare. Un altro coglione, un altro. Potrebbe essere acciaio roccia. Va bene. Ok, questo tritato. Spike un coleottero, lo sappiamo. Pidri l'onda shock. Fuori su schiamazzo, sì, glielo metto. Anche se schiamazzo è stab. No, a me non mettergliela. Mime Junior. Qua non volevo fare spennato. Misclick. Ok. Il Popotas mi ha preso la mia sabbia, ci sta. Credo che sabbia fiume lo renda immune. Anzi no, sono sicuro sabbia fiume lo renda immune. Sabbia fiume ti rende immune, sì 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 sì. Non era un'osservazione così folle da fare, ma sabbia fiume ti rende... Cazzo, no, è vero! Mi sono confuso, era onda shock, era stab. Sono confuso, Beedrill non è elettro. Si fa un casino, ragazze. Ho trollato. Ho trollato. Ci sta. Tanto ha 23 di attacco speciale. La giochi raramente. Ho trollato. A furia di giocare spennata mi sono convinto che fosse spennata. Senti un attimo. Beedrill. Stai buono, devo far giocare altri. Purtroppo Snover e Beedrill sono chiaramente più forti della squadra. Però devo assolutamente far giocare qualcun altro qua. Cioè me li porto dietro. Però... Fai le mosse di questi. Minchia. Bello. Cagare. Inizio ad andare da Franz. Sembra che sabbia fiume non renda immune. Sabbia fiume. Vediamo. No, ok, sembrerebbe che non renda immune, diverso da Mantel Neve. Quindi forse Hippopotas è terra. Potrebbe essere terra, roccia o acciaio Hippopotas. A parte il fatto che l'abbiamo visto, quindi ci sta che fosse immune, effettivamente. Tieni roccia acciaio. E regge normale, quindi sì. Vai, Franz! Vai a minare tutti. Roccia acciaio non prendo danni dalla sabbia. No, in realtà confermano. Se sabbia fiume non prende danni, allora però è roccia acciaio. Sì, non ci ha aiutato per niente questa info. Certo. Ok. Sulla Kaizo Iron Man, se sabbia fiume tendesse immune sarebbe una buona abilità, non credi? Porca troia, effettivamente. Ok, cattura, raga. Io spero in un buon Pokémon, eh? Ti prego. Close. Cazzo, non solo tua. Pesco. Ok, pesco. Fammi pescare. Questo è un segno, ho già capito. Ho già capito come va a finire. Fammi pescare.
Dustox. Grande cattura. Ragazzi, questa challenge è il revival dei coleotteri. Questi Pokémon in early game sono clamorosi. Non l'ho preso. Non devo danneggiarlo, ragazzi. Devo fare molto piano. Yes! Allora, qua è interessante. Cascun non ci dirà il typing di Warpole. Ma ci dice gli altri, ovviamente. Cioè, ci dice Dustox. Raga, questa è un'ottima cattura. Psicoveleno. Questa è una ottima cattura. Lo raccatto subito, Lo porto al 15 e me lo gioco subito. Lascia giù... lo alterno a Beedrill. Per non overlivellare Beedrill più che altro. Nebbia, raggio scudo, psicoraggio. Psicoraggio sta... non è male. Per alternarlo a Beedrill. Lui e Beedrill potrebbero essere troppo importanti, raga. Troppo. Portalo al 15. E giochiamolo un po'. Dai, Dustox, bravo. Sicuriamoci che sia il typing uguale. Yes. Va bene. E anche con Snover devo stare attento. Ma Snover è più facile a rinunciare. Gravità. Minchia, che mossa di merda, Dustox. Fammi portare tutti al 15, tra l'altro. Fuck, c'ho Furret al 15. Scherzi, ok. Ok, inizio a crederci di più per Raffaello. Così presto, ero convinto fosse al 20. Furret al 15, ottimo. Questo è un 410 base stats. Questo non è male. Abbiamo un ruotafuoco, questo non è male. Ottimo, non sapevo. Magnitudo. Magari levi scudo acido, ecco. Per una mezza coverage. Ok. Posso che fa cagare, però ha tante mosse questo. Buono, Dustox può scoutarci volendo buio e terra con psicoraggio e raggio scossa. Io, a parte ricordarvi di iscrivervi al canale, che nel mentre che nel pathos non ve l'ho ricordato, io mi gioco Dustox qua. Vai. Shinx, non ho idea di cosa possa essere. Temo che non l'avrò mai, sicuramente non è buio. Un'informazione che ha un'utilità relativa. Segno. Ok, Starly sappiamo che è coleottero e acciaio. Furret dovrebbe mangiarselo a colazione. Mi ha fatto cozzata Zen il coglione. Ruota fuoco, muore. Nice. Jigglypuff, avevamo visto Jigglypuff. Acciaio acqua. Bello, ruota fuoco. Acqua. Maybe acqua. Potrebbe essere acqua. Difficilmente acciaio. Togli acciaio e tieni acqua. Potrebbe essere acqua più un altro typing. Gigassorbimento. Che non molto efficace. Erba coleottero, dai. Facile. Rata da erba coleottero. Erba. Coleottero, confermatevi che non può essere molto altro. Ok. Buone info. Sì, gigassorbimento con acqua dovrebbe essere super efficace. Bravi. Però, ovviamente, ci sono doppi typing. Questo è il senso. A volte non capisco se trollate o non ci arrivate. Non ce la faccio. Stali non può essere acceso se fuoco è resistito. Non mi sembra che abbia resistito Marco.
Topo anche veleno? Super efficace del fuoco? Veleno? Vabbè. Boh, non sono molto sicuro. Fusato con le otto, la sequenza di durata prima palestra o sbaglio? Questo è un ragionamento clamorosamente intelligente. Rimuovi. Rimuovi, questo è un ragionamento clamorosamente sorprendente. Bravo, Peach. Geniale. Certo, l'avrei beccato alla prima palestra. Quasi sicuro erba ratata. Teniamolo così, lo testiamo alla prima occasione. Il problema è che erbe e coleottero è difficile distinguerli. Cosa gli puoi fare per ghiaccio? L'unica. Vai, altri tre allenatori. Ecco, questi sono i commenti mille IQ dalla chat che ogni tanto arrivano. Slugma... erba drago, giusto? Sì, coraggio. Opip l'avevamo detto. Opip, ricordi di averlo già visto. Ok, ghiaccio garantito. Buio! Nice! Tutta la linea evolutiva di Skiploom ce l'abbiamo. Ottima news. Tutto è più o meno coerente. Raggio scossa lo butta giù. Riolu. Anche di Riolu abbiamo detto qualcosa. E Lucario è un po' come un problematico. No? Ok, no. Fagli ipsi di coraggio. L'orage. Segno. Ipotetico acciaio, ipotetico psico. Mai buio. Potrebbe essere mai veleno. Mai lotta. Altro potrebbe essere tutto. Wismur acciaio normale, raggio scossa. Nice. Ok. Riolu sarà beccato un coleomorso. Allora ha senso credere che fosse acciaio. Oh, qui Dustox ha un po' esagerato. La prossima volta lo faccio skippare e gli lascio fare il capo. Opip non è terra, volante, elettro, acqua. C'è un piccolo problema. Di Opip sappiamo letteralmente tutto, quindi questa affermazione non c'è molto utile. Di Opip abbiamo scoperto tutto. Allora, giochiamo un po' Furret. Questi ci fanno sentire al sicuro, eh? Sì, esatto, Joel. Ogni Pokémon ha cambiato tipo, io lo sto scoprendo piano piano. Ale. Altro erba drago questo. Rotto a fuoco, ammazzalo. Ma qui da primo percorso non lo sappiamo, eh. Fagli giga. Ok, bene. Gioco di ruolo, psico potenziale, erba con l'altro. Questa è un'informazione assolutamente fondamentale. Seri... Drago! Drago! Penso che sia l'unica cosa possibile. Drago! No, lo ammazzi, testa di... Ma è comunque drago, no? Non può essere altro. Segna drago 100%. E insieme non può essere tante cose, in realtà. Allora, non è ghiaccio perché ha preso la grandine. Non è coleottero. Non è roccia. Non è terra. Non è... No, potrebbe essere veleno. Non è erba. Non è acqua.
non è acciaio? Ha fatto gioco di ruolo? Giusto? Quindi potrebbe essere psico. Abbastanza credibile. Ok, Snover, non dovevi essere in campo, però ormai ti tocca. Danno neutro. Drago. Ok, sì, Spiro un po' più complesso a sto punto. Segna potenziale coleottero, potenziale erba, potenziale veleno, potenziale volante. Questi dovrebbero essere. Anche cazzo, è vero, anche fuoco potrebbe essere Maquita. Certo. Devo urlare di meno comunque. Anche fuoco potrebbe essere. No, aspetta, leva psico. Dobbiamo prima capire questi due qua. Vabbè, Wiz murmura. Diglett switch Snover che sta livellando troppo. Ributta Furret. Diglett non sa più a niente. Ok, ha fatto mimica. Ah, cazzo, ci sono le levito roccia però. Ok, non è ghiaccio. Ok, non è ghiaccio, però becca super efficace. Che non è una banalità. Non è una banalità. Coleottero erba sicuro. E acciaio. E questo escluderebbe un po' di typing teoricamente. Poi non è acqua, drago, sì. Vero. Non è acqua, non è drago. Non è... fuoco. E non è neanche roccia. Ok. Vado a curarmi. E poi boss. E poi... guarda, 4 ore di live quasi spaccate. Proprio... belli puliti. Questi ultimi minuti vi invito a iscrivervi al canale. A breve nuovi contenuti. Tra l'altro sto facendo lo studio nuovo. Non vedo l'ora di mostrarvelo. Anche se non vedo l'ora di vedere anch'io come sarà. Perché non lo sto sistemando. Vai. Andiamo. Furret, conto su di te. Sto coughing randomizzato è un problema. Che Coughing non ha delle BST basse. Se ci va male male arriva un 400. Vado pulito, Questo non ho idea. Stop. Questa è una buona occasione, non facciamo la cera scappare. Drago o fuoco? Snover è tua. Taglio furia. Dovresti essere un coleottero. No, abbiamo già detto di no. Drago. Ci hanno visto giusto. Nice. Buono. Aaron, switch a Snover. Ributta Furret, anche se arriva una terra è un casino. Questo mi sa che è il suo ace. Forse preferisco mandare Dustox questa time. Sanguisuga, ok, Shallow. No problem. Dai, Dustox, scoutami qualcosa. Bravo! Bravo, che culo! Non male. Dove cazzo è Aggron? Segna, buio, buio, buio. Buio, buio, buio. E terra, no. Buio e danno neutro qua, va bene. Occio ai danni qua, minchia. Mena. Se non voglio rischiarlo per nessun motivo, se fa qualche giocata strana. Ributta Furret. Beh, acqua di sale, Shallow. Fai Giga Drain. Ok.
neutro. Neutro elettro sul buio, debole. Giga assorbimento. Potrebbe essere coleottero, veleno. Ma difficilmente uno da fuoco non lo hit, non dovrebbe essere drago. Probabile coleottero. O acciaio. Coleottero barra acciaio, Aaron. Meryl, lo conosco. Tick Fett. Erba veleno. Utut. Sono giù di cretta. Devo anche avere macro forza per quanto ne so. Burmi. Ok. Prova. Forse aveva macro forza. Avresti potuto trovare anche Aaron in palestra se fosse stato coleottero. Vero. Però teniamocelo buono. Quindi dice acciaio. Questa è una grande cosa. Cioè, noi adesso, avendo fatto la palestra acciaio, possiamo legittimamente dire, questo non è acciaio, questo non è, cioè, avendo fatto, scusatemi, la palestra coleottero, possiamo, tieniti questa, possiamo legittimamente dire, questo probabilmente non è coleottero. Io tenderei a dare per scontato acciaio. Alla peggio ci ritorniamo, raga. No, non lo voglio il numero di fra, perché mi cagate i coglioni. No, tanto non posso fare i rematch, non mi interessa. Ok, signori. Allora, non lo so, magari dipende dalla BST. Sì, però secondo me è realistico. È realistico. Ok, raga. Bene. Per oggi chiudiamo qua. Allora, nella prossima live faremo sicuramente sia Raffaello che Chiara. Se non perdiamo, si intende. Questi sono i Pokémon che abbiamo tirato su. Ne abbiamo raccattato molte informazioni. Ovviamente, come vedete già dalla prima live, i Pokémon si stanno iniziando a ripetere. Quindi molto utile questa cosa qua. E questi sono i Pokémon con cui dovremo affrontare Raffaello. Ora, Raffaello avrà un Pokémon devastante, ma parliamo di Gengar. Ok, cioè questo è il livello Gengar. Tutti i 500 BST in su è probabile che li peschi. Cioè noi non è che abbiamo molta scelta. Noi dovremmo sicuramente portare 1, 2, 3, anche un po' indipendentemente dai typing. E io farei che noi porteremo... Posso vedere le info? Ok. Noi porteremo 1, 2, 3, doppio veleno, lo so. E ci costruiamo attorno un'altra squadra. Cioè ci costruiamo, gli altri tre li costruiamo per dare manforte a loro. Perché noi dobbiamo ragionare anche sul typing. È chiaro che se becchiamo il tipo, so, ti dico terra, qua siamo fregati. Becchiamo il tipo terra, abbiamo perso 100-100. E non saprei come counterarlo il tipo terra. E siamo una quantità... Siamo tutti deboli. Tutti deboli al tipo terra. Tutti deboli. Porterò Snover. Raddoppiando quello psico. Così poi se arriva al buio vado in merda. Ecco, forse terra l'unico che può gestire lui. Veleno denti, veleno erba, sì. Deve essere buono. Sì, li sto ripetendo, però. Cioè, adesso il problema è che se arriva uno psico ci treta. Oddio, ci treta. Lui tanca. Forse ci aggiungi
Burmi. Siamo anche a ragionare di sacca. Però non è che abbiamo Pokémon eccezionali che ci faranno cagare sicuro. Sai che ci toccherà giocarla così. Ovviamente Azuril lo facciamo diventare Meryl. Tyrogre è una merda. Burmi ci fa combo con Snover e potrebbe essere un tank per i tipi psico. D'altra parte è nato i tipi psico, se impara delle mosse. Dovremmo vedere anche le mosse, in effetti. All'inizio della prossima live li portiamo tutti al 16. Tyrogue è volante, sì, ma che fa? Poi è Tyrogue, raga, guarda che bello scarso. Guts. Siamo pazzi. Andiamo su Slugma. Lo burniamo. E proviamo. Però in realtà prima dobbiamo vederle mo... Lotad. Mi spiace dirtelo, ma... Vabbè, rimani qua. Puoi camminare di fianco a me. Ma sei fuori dalla cucina di Masterchef. Va bene, signori. Minchia, stavo per cadere dalla sedia. Va bene, signori. Io vi ringrazio per essere stati con me. Spero che la serie vi piaccia. Devo dire che... Soprattutto con questo documento Excel... secondo me è diventata anche molto più... Più intuitiva, meno macchinosa. Quindi sono soddisfatto. Spero lo siate anche voi. Però stacchiamo. Abbiamo fatto comunque 4 ore. Siamo arrivati pre-Raffaello. Prossima live, se non moriamo, ovviamente si fanno Raffaello e Chiara. Ringrazio tutti per gli abbonamenti, per le super chat e chi si è iscritto al canale. Noi ci vediamo domani alle 15 su Twitch con la Kaizo Harmony Soul League con Matteo Agostini. E poi qui su YouTube adesso imposto la live alle 21 con Fire Emblem Engage. Prossima settimana magari portiamo doppio episodio. Magari sacrifico una live su Twitch perché mi sembra molto carina la serie. La vorrei finire, non dico in fretta, ma vorrei sfruttarla per bene. E nada. Quindi vi saluto e ci vediamo domani. Vi ricordo che poi nel weekend non si stream perché lavoro per lo studio e basta. Bacino per voi, ci vediamo domani su Twitch e qui su YouTube con Fire Emblem.